Buonasera a tutti, buonasera Dario. Buonasera a tutti, buonasera Ale. Allora, partiamo subito. Di cosa andiamo a parlare questa sera? Allora, stasera cercheremo di capire chi è il famigerato dottor B di Il Spezia. dottor B, tirato in ballo per la prima volta da Spezzi, giusto? Da Mario Spezia. Cominciamo subito con le prime fonti, ovvero l'articolo, gli articoli incriminati, dove Spezzi parla per la prima volta di questo dottor B. È un articolo di oggi successivo al delitto di Baccaiano dell'82. Conosco nome e volto del mostro di Firenze. È un medico che agisce sotto l'effetto di un farmaco, facendosi aiutare da due complici, spiega Mario Spezzi, le cui rivelazioni pubblicate in un volume hanno convinto il magistrato ad approfondire le indagini. Il volume è Il mostro di Firenze, il primo libro di Mario Spezzi. Il mostro, l'assassino delle quattro coppiette di Firenze, forse non è mai stato solo al momento dei suoi 8 delitti. I mostri potrebbero essere addirittura tre. Tre uomini della notte che sono legati l'uno all'altro da un inconfessabile vizio e che uccidono insieme. Il primo spara, il secondo squarta. Il terzo protegge la zona. E uno dei tre, il capo, è un medico, un ginecologo. L'ipotesi che i mostri dietro la siepe, come li ha definiti appunto per la prima volta sul suo libro Il mostro, Mario Spezzi, I mostri dietro la siepe, siano più di uno, è un libro verità di un cronista fiorentino, Mario Spezzi. E su queste rivelazioni il magistrato di Firenze ha riaperto le indagini sugli 8 morti, interrogando il giornalista prima di tutto. E poi, e questa è la più recente novità dell'inchiesta, ordinando accertamenti nei rendiconti finanziari di un'unità finanziaria fiorentina, di cui il medico mostro, che Spezzi assicura di aver individuato, fa parte. Perché si sospetta che abbia compensato i suoi complici con rimborsi di false prescrizioni sanitarie. La seconda novità giudiziaria è l'estensione delle indagini all'Interpol, scusate. Perché il magistrato vuole sapere se delitti del genere sono avvenuti all'estero durante i 7 anni in cui si sono verificati in Italia, tra il 74, in cui ci fu il primo, e l'81, quando si verificò il secondo. Qua otteniamo un'altra informazione, ovvero che l'intervento nelle indagini dell'Interpol, che abbiamo riscontrato negli anni seguenti, non avviene con il primo omicidio ai danni di due stranieri, ovvero con l'omicidio di Giogoli dell'83, ma avviene prima. L'inchiesta su questo medico, che nel mio libro ho chiamato Dottor B, perché non spetta a me fare il nome, è appena aperta, dice Mario Spezzi, ma io so tutto di lui, perché sono mesi che indago sul suo passato. E continuo. Ero convinto che si sarebbe fatto vivo la sera della presentazione del mio libro, forse anche per protestare o per ribadire, presentandosi, di essere estremamente tranquillo, ma non è venuto. Devo ammettere che per sentire le sue verità, per ascoltare come risponde, affronta le contestazioni, insomma, per sentirlo parlare del caso, sono da tempo tentato di telefonargli per una intervista, e un giorno o l'altro lo farò. A meno che prima, scusate, non mi cerchi lui. So che l'inchiesta giudiziaria sta già lavorando sugli indizi che ha sottolineato e adesso aspetto alla magistratura a procedere oltre. Oltre all'indicarlo come dottor B non posso andare, né posso aggiungere qui, come non ho potuto farlo nel mio libro, circostanze che potrebbero renderlo identificabile. E il giudice adesso, che può saperne di più sul personaggio, e lo sta già facendo. Mario Spezzi, giornalista 37enne, sposato con una belga e padre di una stupenda bambina di 7 mesi, Eleonora, e ha la sua prima esperienza di scrittore. Abita in collina, in quella stessa cerchia di colline fiorentine che il mostro frequenta. La notte scrive su una terrazza che si affaccia su Firenze. Poi qua prosegue, 97 colpi, l'elenco dei delitti del mostro delle siepi, incomincia il 14 settembre 1974, quando Stefania Pettini e il fidanzato Pasquale Gentilcore vengono trovati uccisi a Borgo San Lorenzo a colpi di una calibro 22. Stavano amoreggiando in una macchina. L'assassino, una volta uccisi i due, ha spinto nel sesso della ragazza con forza un tralcio di vite. Poi si è quasi divertito a ferirla con 97 colpi di punta a ruolo, non profondamente. Passano 7 anni e il mostro e i mostri torna ad uccidere. Questa volta a Scandicci, il 6 giugno 81. Le vittime sono Gianni Foggi e la sua ragazza Carmela Di Nuccio, uccisi sempre con una calibro 22. Ma questa volta il maniaco taglia netto il pube della giovane, con colpi di bisturi di rara maestria. Da chirurgo, diranno i periti. Da chirurgo,
sottolinea Mario Spezzi oggi. Terzo duplice delitto. A Calenzano il 22 ottobre 81 sono ancora due fidanzatini, Stefano Baldi e Susanna Cambi, le vittime. Ed è sempre la stessa 22 a uccidere. E anche Susanna ha lo stesso terribile squarcio al basso ventre. E di nuovo il maniaco si è portato via il suo macabro trofeo. Quarto delitto, sabato 19 giugno 82, e qui la calibro 22 uccide a Baccaiano Paolo Mainardi e la sua fidanzata Angela Migliorini. Qua, come vedete, non è la prima volta che si riscontrano degli errori in articoli anche scritti da gente che si interessa del caso da tempo. Naturalmente intendeva dire Antonella Migliorini. E la sola giovane su cui il maniaco non fa in tempo di infierire perché il ragazzo tenta di mettere in moto l'auto. Ci riesce ma finisce in una cunetta, ormai sulla strada, ed è qui che l'assassino lo uccide. Ma il posto è troppo in vista per un intervento chirurgico. Pur di non rinunziarvi, sposta sul sedile posteriore dell'auto il corpo del ragazzo e fa mettere in moto a sua volta per portare altrove i due assassinati e completare l'opera. Perché per mutilare la ragazza, arricchire la sua collezione di trofei che vengono compiuti quei delitti. Questo è certo, aggiunge Mario Spezzi. Sempre di sabato. Due elementi legano l'un all'altro i quattro duplici omicidi, la calibro 22 e i giorni dei delitti, sempre di sabato. Oppure, come per il delitto di Calenzano, la vigilia di uno sciopero generale. Ha bisogno il mostro di un giorno intero per le sue inconfessabili pratiche, per riacquistare la sua tranquillità, si chiede il cronista. È la calibro 22 che porta al primo sconvolgente risultato. È la stessa arma che nel 68 ha ucciso Asinia, sempre alle porte di Firenze. Altri due amanti. Quindi qui siamo dopo dopo l'affare Fiori, biglietto di Tricomi, insomma, dopo il collegamento tra appunto il delitto di Baccaiano e, del mostro, e i delitti del mostro di Firenze con quello del 68. Per questo delitto è stato condannato a 14 anni Stefano Mele, che nessuno ascolta quando disse che non era solo la sera in cui uccise i due. Perché con lui c'era un sardo, Francesco Vinci, che abitava a Montelupo. Ed era stato lui a sparare. Nei 14 anni appena scontati c'è anche la condanna per calunnia nei confronti di Vinci. E soltanto quando si scopre che la stessa arma ha ucciso sia Assigna nel 68, sia negli altri quattro duplici omicidi delle coppiette, che il Vinci viene arrestato per il delitto di Signa. Ed è soltanto indiziato degli altri omicidi. Non fu però il primo ad essere arrestato, ricorda Mario Spezzi nel suo libro Verità, perché dopo i primi due duplici omicidi, quello di Borgo San Lorenzo e quello di Scandicci, le confidenze di un uomo della notte, uno dei tanti guardoni che pullulano la sera su queste colline fiorentine e si nascondono dietro le siepi per assistere agli incontri amorosi delle coppiette nelle auto parcheggiate, portarono all'arresto di un autista delle ambulanze della Misericordia. Costui, un certo Enzo Spalletti, che è di Montelupo, strano, il paese del Vinci, oggi è ancora imputato anche se è in libertà. In libertà perché un terzo delitto del mostro ha finito per scagionarlo. Lo Spalletti, la sera del delitto di Scandicci, doveva essere passato dal luogo in cui, in quella stessa ora, la coppia di fidanzati era stata assassinata. E qualcuno, un guardone, aveva visto la sua Taunus rossa parcheggiata da qualche parte. Qualcuno che sa che lo Spalletti è anche lui un guardone, sa chi sono i suoi compagni della notte, sa che sono i soliti incontrarsi alla taverna del diavolo, prima di uscire nel buio per andare a guardare. Andare a guardare non significa uccidere, dice lo Spalletti al magistrato, ma è nervoso, impaurito. Di cosa è impaurito il guardone Enzo Spalletti? Si chiede il cronista Mario Spezzi. Perché ha paura per i suoi familiari che fa addirittura trasferire da Montelupo e li nasconde? Continua a domandarsi il cronista. Poteva soltanto aver paura che qualcuno fuori lo credesse sul punto di confessare, conclude Mario Spezzi, ma aveva avuto minacce in carcere e inviti a non parlare appena chissà quale vendetta del clan dei Guardoni? Domanda senza risposta. È il terzo duplice delitto del mostro a farlo rimettere in libertà ed è un delitto che si va ad aggiungere un altro trofeo al maniaco, scagiona lo Spalletti. Ma non lo scagiona del tutto, ammonisce il magistrato in una conferenza stampa. Per la prima volta, credo, nella storia della criminalità,
Una indagine poliziesca affronta il mondo dei guardoni e in questo ambiente, in cui c'è anche una donna, anche lei guardona, una trentenne, che si inoltra l'inchiesta giudiziaria. Ed è da questo mondo che esce il nome del dottor B. I carabinieri lo rintracciano, questo medico apparentemente integerrimo, nella sua casa vicino a Scandicci. Lo trascinano in una caserma, lo interrogano, ma lui resiste imperturbabile, non ha alibi per il delitto di Scandicci, dice di essere rimasto in casa con la vecchia madre. Non sa nulla di nulla e viene riaccompagnato a casa, quasi con tante scuse. Il suo nome resta però negli archivi e quando il mostro colpisce ancora Calenzano, questa volta gli inquirenti si precipitano a controllare come, dove e con chi il dottor B abbia trascorso quella notte. Bussano a casa sua ma non risponde. Aprirà soltanto la mamma dopo, la mattina dopo. Per dire di essere andato a casa di amici, di essersi sentito male, di avere anche telefonato a questi amici per dire di essere arrivato bene e tranquillizzarli. Una telefonata provvidenziale, forse anche troppo provvidenziale, scrive Mario Spezzi nel suo libro. Ed è da quel momento che il cronista incomincia a lavorare sul suo dottor B, tentando di saperne di più. Firenze intanto impazzisce in preda alla psicosi del mostro. Si interrogano veggenti, si mobilitano squadre di volontari, si ribellano i travestiti, che proclamano di non avere nulla a che fare con gli uomini della notte, si fa vivo un amico del mostro che scrive e descrive il come e il perché il manioco abbia ucciso, è lui stesso che scrive e spiega, si interrogano esperti in grafologia, si mobilitano gli psichiatri e i periti, i tagli che il mostro fa al basso ventre delle giovani dimostrano perizia da chirurgo, un esperto dicono. Il sabato o la sera precedente a un giorno di festa in cui colpisce, dimostra che l'uomo ha bisogno di ore di tranquillità per portare a termine le sue innominabili pratiche, senza contare che molto probabilmente esce spossato da quelle operazioni notturne psicologicamente pesantissime. Coincidenze strane. Quando viene trovata sul posto di uno dei duplici omicidi una scatola vuota di Norzetam, un farmaco che serve a stimolare l'attività intellettiva, si ha la prova che il mostro, per usare un simile prodotto, è innegabilmente eutecnico e anche che ha bisogno di questo eccitante per tenersi lucido al massimo delle sue facoltà mentali. I disegni con il punteruolo che risparmiamo, scusate, che risparmiano sempre il seno delle vittime, dimostrano che psicologicamente egli non si accanisce su quella parte del corpo femminile, simbolo della maternità, cosa che però succederà poi dall'84 in poi. E questo dimostra che idolatra la madre, l'unica donna, forse, che esclude dal marciume. Ma è lo stesso uomo che spara e che sa sparare in dubbio e che poi taglia, gli psicologi lo escludono. Quindi i mostri sono più di uno. L'incredibile è che è stato proprio il dottor B a portare gli inquirenti su questa ipotesi di lavoro, rispondendo da tecnico il giorno in cui lo hanno interrogato. Manovra astuta. Indice di assoluta tranquillità e di estrema sicurezza. È un farmaco, quel farmaco, a dargli questa lucidità mentale anche durante gli interrogatori? Si chiede adesso il giornalista Spezzi studiando il personaggio. Ma ci sono coincidenze strane, sia lo Spalletti sia il Vinci conoscono il dottor B. Sono anzi i suoi clienti. È lui, il dottore, che hanno scelto come medico curante negli elenchi dell'unità sanitaria locale. Tenete bene a mente questo. E questo non può essere un caso, ma il dottor B cosa sa di loro? E loro cosa sanno del dottor B? È quello che il magistrato sta cercando di appurare, anche consultando i registri dell'unità sanitaria, aspettando anche, nel frattempo, che il mostro delle siepi colpisca ancora. Se è stato un duplice delitto scagionare lo Spalletti, finito in carcere, potrebbero essere un altro duplice delitto, sempre con la stessa calibro 22, le stesse macabre mutilazioni rituali, a dimostrare che il Vinci non c'entra per nulla. Ma ci vuole una mente diabolica. Per predisporre e realizzare un piano così. Il pericolo adesso è più grande di prima, ha detto il magistrato dopo aver arrestato il Vinci, perché non posso escludere che più persone siano state contemporaneamente presenti al momento del delitto, dei delitti. È la tesi del libro Verità di Mario Spezzi, questa, con un mostro che uccide, ma dov'è questa calibro 22 adesso? Con un secondo mostro che controlla la zona e un terzo mostro, la mente, sovraccitata dal farmaco, che dirige, pensa e squarta. Questa è un po' l'entrata in campo, almeno a livello pubblico, di questo dottor B. E
ed è la visione che ne ha di lui il giornalista Mario Spezzi e che imprime in questo primo articolo. Dario, io ho trovato parecchi elementi, cioè all'avanguardia per essere 1982. Sì, decisamente. Tra l'altro c'è un altro elemento che abbiamo fatto notare che come dire, ci indirizzerà poi verso forse la risposta finale sul chi potesse essere questo dottor B, perché c'è anche un dubbio, no, a Se riguardo, e vuoi vedremo li poi. dico adesso prima che vai avanti. Va bene. Allora, utilizza per primo il termine trofei per riguardo ai fetici. Il mostro della siepe, io sinceramente non l'avevo mai sentito. Esatto, L'Interpol è un'espressione. l'hai detta. Spezzi dice che il mostro sposta l'auto a Baccaiano per portare via le vittime e fare le scissioni. Altrove, esatto. Lui è veramente. Poi lui ipotizza chi spara, chi squarta e un palo, quindi sono tre. È a conoscenza delle indagini perché lui sicuramente ha parlato con i carabinieri che hanno interrogato il dottor B. Certo. Conosce gli interrogatori. Sa del Norzedam e poi dice che il medico compensa i complici tramite i rimborsi sulle prescrizioni, quindi sa parecchie cose. Sì, io adesso purtroppo non ho sotto mano la data precisa dell'articolo, chiedo scusa, ma dagli elementi che abbiamo, si tratta di un articolo scritto, pubblicato perlomeno dopo l'omicidio di Baccaiano, qualche mese dopo, perché si parla già del collegamento con la pista sarda, il Vinci in galera, quindi probabilmente qualche mese prima, poco prima dell'omicidio di Giogoli, insomma. Allora, la parte che dobbiamo assolutamente ricordare qui è che Spalletti e Vinci erano suoi clienti della loro azienda sanitaria locale, quindi si presume. Rileggiamo, esatto, un attimo il pezzo dove, scusate, perché Perché lo leggevo. dopo nascerà una confusione. Esattamente. Allora, il pezzo dice, il paragrafo dice, ma ci sono coincidenze strane, sia lo Spalletti sia il Vinci conoscono il dottor B, sono anzi suoi clienti. È lui il dottore che hanno scelto come medico curante negli elenchi dell'unità sanitaria locale. E poi aggiunge, questo non può essere un caso. Quindi la loro azienda sanitaria locale si presume Montelupo. Eh sì. E in più un'altra cosa, Dario, Spalletti fa trasferire e nasconde i suoi familiari. Esattamente, questo è un altro particolare da evidenziare, molto importante. Spezzi era all'avanguardia. Dopo vedremo anche Giorgio Sgherri, ma Spezzi effettivamente era. Ma continuiamo adesso con Spezzi, poiché andiamo a leggere cosa del dottor B. Naturalmente non sono tutte pagine susseguenti, sono andato a prendere i paragrafi dove si parlava del dottor B, a proposito del medico. Allora, fu detto già all'epoca del delitto di Borgo San Lorenzo che difficilmente l'assassino dei fidanzati può essere un guardone, individuo ritenuto passivo, che non vuole turbare. Quello che per contemplare gli costa rischi e fatica. Tuttavia, l'ipotesi contraria non può certo essere categoricamente esclusa. Un guardone conosce bene luoghi appartati, anche distanti tra loro, sa muoversi nel buio senza farsi vedere e sentire. L'assassino di Stefania e Pasquale, di Carmela e Gianni, non ha dimostrato di essere particolarmente abile nel prendere quel comportamento. E c'è un altro motivo valido per cui gli investigatori e gli inquirenti decidono di indirizzare l'indagine nel mondo oscuro dei guardoni. Loro, che girano nei campi di notte e che si conoscono, se non altro di vista, che notano i nuovi arrivati, che sono stati nei campi di Saginale e di Via dell'Arrigo, forse hanno visto qualcosa, un viso nuovo, un'auto mai notata prima, un comportamento diverso. Anche in un posto come Scandicci, che paese non è più,
La gente sa molte cose degli altri e i carabinieri della caserma di via Roma conoscono a memoria i nomi di quelli che si comportano in maniera strana. La pista del giovane ex innamorato di Carmela e del fratello cade dopo poche ore. 2 giorni dopo il delitto di via dell'Arrigo sono invece decine i guardoni che entrano per essere interrogati nella caserma dei carabinieri. Il sostituto procuratore della Repubblica Adolfo Izzo e la collega Silvia Della Monica, che lo affianca nell'inchiesta, aprono gli occhi meravigliati su una società sommersa, inaspettata e sbalorditiva. I guardoni, che trovano facilmente e in abbondanza quello che cercano nella campagna che da ogni lato circonda Firenze, si sono divisi le zone di operazione. Non mancano scambi, ma sono sempre sottoposti all'approvazione del clan dominante. Naturalmente esistono posti migliori di altri, sia perché le condizioni permettono osservazioni più ravvicinate, sia perché improvvisamente le sue quotazioni salgono con l'arrivo di una macchina buona. Con questo termine, i guardoni indicano una coppia che si lancia con particolare trasporto nell'amore, senza curarsi troppo se qualcuno può vedere. Una macchina buona può significare anche denaro. Essa può infatti essere venduta, nel senso che un guardone la cede a un collega disposto a pagare pur di assicurarsi un punto di osservazione. Non è questo il solo modo per cui circola denaro in questa società del buio. Al voyeurismo sono dedite persone di ogni ceto, che magari occupano posizioni sociali elevate. Per non correre rischi, esse si affidano a una guida, uno che le conduce nei posti giusti senza fargli correre rischi che gli copre le spalle. Ovviamente dietro pagamento. Si viene a sapere che sono attorno a Fiesole i campi dei guardoni bene. Un altro sistema per fare circolare il denaro dietro le siepi è il ricatto. Ci sono guardoni che diventano guardoni di guardoni. Uomini, cioè, che più che coppie da spiare cercano altri come loro per un motivo o per un altro sono ricattabili, li osservano, li seguono fino a quando lasciano il terreno di osservazione, prendono nota del tipo di macchina e del numero di targa. Il giorno dopo li identificano, ne scoprono l'indirizzo. In poco tempo sanno se hanno una dignità da difendere o semplicemente una moglie e dei figli che non devono sapere. Quando li rivedono dietro una siepe, li fotografano. Il giorno dopo telefonano a casa della vittima. Si ricorda quell'improvviso flash in mezzo al bosco ieri notte? Ebbene, la foto è venuta chiarissima. Lei si riconosce molto bene. Se vuole posso vendere la fotografia, altrimenti. Ci sono guardoni che, non contenti di soddisfare gli occhi, vogliono saziare anche le orecchie. Per fare questo diventano guardoni elettronici, esperti di sofisticati registratori, di sensibilissimi microfoni direzionali. Per rubare frasi e suoni privatissimi si lanciano in rischiose operazioni. Come arrivare fino sotto l'auto, presa di mira, e riuscire ad attaccare la ventosa di un registratore al vetro del finestrino, oppure arrampicarsi sull'albero che sovrasta l'auto e lasciare calare con una corda il magnetofono il più vicino possibile. Gli sbalorditi inquirenti apprendono che in mezzo ai guardoni di Scandicci c'è anche una donna, una bionda appena sulla trentina. Di che dare materia per scrivere a uno psicologo. E una settimana dopo il delitto di via dell'Arrigo vengono a sapere che nella società del buio, da qualche tempo, si muove anche un medico, un chirurgo, uno che l'anatomia la conosce e che un bisturi lo sa usare con perizia estrema. L'informazione riservata potrebbe essere quella buona. I primi accertamenti sul medico della notte non fanno che confermare i sospetti. Anzi, dalle notizie raccolte esce fuori un personaggio che sembra coincidere perfettamente con uno dei possibili ritratti dell'assassino. Il medico ha 2 specializzazioni, chirurgia e ginecologia. Non è sposato, vive solo con la vecchia madre in un piccolo centro non lontano da Scandicci. C'è di più. Negli anni passati si è sottoposto a cure mediche specializzate in una località dell'Alta Italia perché sofferente di disturbi nervosi. Infine, e potrebbe essere la soluzione del caso, possiede una pistola calibro 22 regolarmente denunciata. I carabinieri decidono di fare nell'abitazione del medico una perquisizione a sorpresa. Sanno che pochi sono gli elementi che possono incastrare l'assassino, a parte una confessione. Infatti, le uniche prove a suo carico possono essere la pistola usata per i delitti oppure eventualmente l'orrendo feticcio strappato a Carmela. Quando il sole non è ancora sorto, i carabinieri suonano alla porta del medico che chiameremo il dottor B. L'uomo non mostra sorpresa neanche nervosismo, non si infastidisce all'apprendere di essere perquisito in relazione agli omicidi dei fidanzati, non fa domande. Il suo strano comportamento aumenta negli investigatori la speranza di aver trovato l'indirizzo giusto. In un armadio si trova la pistola, una Beretta calibro 22. Il dottor B non ha un alibi per la notte tra il 6 e il 7 giugno, la notte in cui sono stati uccisi Carmela Denuccio e Gianni Foggi. Dice di essere stato in casa con la vecchia madre, la quale conferma a stento, date le sue precarie condizioni di salute, anche mentale. La casa è perquisita a fondo, ma non si trova niente di sospetto. Il medico viene fatto salire su un'auto con targa civile ed è portato a Firenze, nella sede del comando dei carabinieri di Borgognissanti. L'uomo continua a tacere.
Per prima cosa i tecnici esplodono alcuni colpi con la pistola del medico e mettono a confronto i bossoli con quelli trovati nei campi di Saginale di Via dell'Arrigo. La speranza crolla. I segni della percussione sono manifestamente diversi. La pistola non è quella dell'assassino. Il medico viene ancora a lungo interrogato per vedere di aprire altrove una breccia, ma tutto è inutile. Imperturbabile, il dottor B si fa riaccompagnare a casa. Nella caserma di Borgo Ognissanti resta l'aroma del dubbio che con il tempo non si dissolverà. Un anno dopo, il dottor B entrerà ancora in questa storia. L'ambiente dei guardoni continua a essere tenuto sotto pressione e convinzione degli inquirenti che tra loro almeno uno deve sapere qualcosa o magari solo sospettare. Prima o poi arriverà un'altra informazione capace di rimettere in moto l'indagine. Non devono aspettare molto. Da un guardone vengono a sapere che la notte del delitto, più o meno attorno all'ora in cui esso è stato commesso e non lontano dal luogo dove era ferma al ritmo di Gianni e Carmela, era parcheggiata un'auto rossa, una Ford Taunus con nessuno a bordo. La targa è Firenze 669906. La stessa auto è stata vista da altri guardoni in Via dell'Arrigo la notte del delitto. Non resta che andare dal proprietario. Si chiama Enzo Spalletti, autista di ambulanza. Per il suo lavoro tiene mani e piedi in avanti, come diceva la medium al cronista. Più avanti prosegue, il giorno dopo il nuovo eccidio. E per molti giorni ancora in via Virginia Nuova è semi bloccata da centinaia di automobili con persone abitanti nella zona che vanno a vedere il luogo del delitto, dove Paolo Mainardi e Antonella Migliorini sono stati uccisi, si ammassano mazzi di fiori. Quindi siamo dopo Baccaiano qui. Martedì 22 giugno, quando a Montespertoli si svolgono i funerali delle due vittime, la chiesa, ma anche la piazza antistante, non sono capaci di contenere tutta la sua folla. A celebrare il rito funebre viene lo stesso arcivescovo di Firenze, il cardinale Giovanni Benelli. Si fa un gran parlare, dice tra l'altro, della sua omelia, nelle cronache di queste giornate tristi di mostri, di follia, di feroce mania. Ma noi sappiamo bene che persino la follia non è un'insorgenza gratuita. La follia dell'uomo è come l'esplosione irrazionale e violenta di un mondo e di una società che ha smarrito troppi valori, che diventa ogni giorno più nemica dell'uomo. Stasera, continua il cardinale, siamo tutti testimoni muti di una delle più gravi sconfitte dell'uomo. Paolo e Antonella vengono sepolti una accanto all'altra. Un'unica foto che li ritrae insieme è posta in mezzo alle loro tombe. Tra le persone inquisite la notte stessa dell'ultimo delitto del mostro è il dottor B, il medico che fu interrogato e perquisito un anno prima, subito dopo l'omicidio di Scandicci, in cui furono assassinati Carmela Denuccio e Gianni Foggi. Passate le prime convulse ore dalla scoperta dei corpi di Antonella Migliorini e Paolo Mainardi, gli inquirenti controllano subito se il dottor B è in casa, per non perdere tempo, ma nessuno risponde. Poi i carabinieri vanno a suonare alla sua porta, notano che l'auto del professionista è parcheggiata accanto all'ingresso, ma nessuno viene ad aprire. Gli inquirenti possono parlare con il dottor B solo domenica mattina alle 9:30. Il medico, anche questa volta, è calmo, apparentemente non irritato di essere di nuovo immischiato in una storia così orribile. Sostiene di essere stato tutta la notte in casa, ma di non aver sentito né il telefono che squillava né il campanello che suonava, probabilmente per colpa del tranquillante che ha preso prima di coricarsi. Il dottor B conversa a lungo con gli inquirenti, si mostra interessato al caso, prospetta le sue interpretazioni, come quelle per cui il mostro non è solo. Presenta il suo alibi ed è contento, dice, perché questa volta ha altri testimoni, oltre alla madre. È un alibi che cammina su un filo sottile di pochi minuti, teso tra due orari che per il medico rappresentano la sicurezza. Sabato sera il dottor B è andato a cena da amici, certo non lontano da Montespertoli, come non lontana è tutto sommato la sua casa. Poco dopo le 11 racconta, si è sentito male, disturbi di stomaco e ha preferito rientrare. Più o meno a mezzanotte da casa ha telefonato agli amici per tranquillizzarli sul suo stato di salute e informarli che è arrivato bene a destinazione. Nel frattempo a Baccaiano sono stati uccisi Antonella Migliorini e Paolo Mainardi. La seconda telefonata aiuta il dottor B, pur con dubbi, se non a togliersi perlomeno ad allontanarsi dai guai. È stata una telefonata provvidenziale per lui, troppo, pensa qualche investigatore. D'altra parte, non si trova nessun elemento di prova a carico del medico che non tentenna mai, neanche durante le 6 ore abbondanti di interrogatorio a cui lo sottopone il sostituto procuratore della Repubblica, Pierluigi Vigno. Questi, super magistrato della Toscana, incaricato dalle principali indagini sul terrorismo e la delinquenza organizzata, è il quinto sostituto che entra a far parte di quello che ormai è lo staff della procura incaricato di scoprire il mostro. Se l'opinione pubblica, suggestionata dalla nuova analisi di psicologi e di interpretazione di medium e parapsicologi, continua a volere il mostro come un uomo borghese per bene di intelligenza e cultura superiori, un professionista, quasi sicuramente un medico,
Anche gli inquirenti non smettono di privilegiare questa pista. C'è un nuovo elemento che rafforza l'ipotesi del mostro in camice bianco, un particolare che viene tenuto segreto e che la stampa non rivela. Nel campo di Baccaiano, dove sono stati uccisi Paolo e Antonella, viene trovata la scatola vuota di un medicinale abbastanza particolare, di un medicinale comune che molto difficilmente una persona si porterebbe dietro come un'aspirina. È il Norzetam, indicato, è scritto sulla scatola, in tutti i quadri clinici con compromissione del rendimento cerebrale, psicosindromi, cerebro-organiche. In pratica è uno stimolante dell'attività cerebrale che elimina gli stati confusionali aumentando la capacità percettiva e il senso di orientamento spazio-temporale. Un medicinale che potrebbe usare l'assassino, il quale ancora una volta dimostrerebbe di aver preso conoscenze mediche, di aver precise conoscenze mediche. Il Norzetam è in libero commercio, una circolare dell'ordine dei farmacisti informa subito tutti i punti vendita della provincia di Firenze che il medicinale può essere venduto solo dietro presentazione di ricetta medica. Si spera che l'assassino possa tradirsi presentando la prescrizione. Ma in 2 giorni sono centinaia le ricette di Norzetam che arrivano al comando dei carabinieri. Il medicinale è troppo usato, la trappola non potrà mai funzionare. E ancora andando avanti, il mostro ha dimostrato che preferisce per oscuri motivi compiere i suoi delitti in giugno, come ha fatto nell'81 e nell'82, e in settembre-ottobre, come ha fatto nel 74 e ancora nell'81. L'autunno 82, con Francesco Vinci in carcere, sembra passare tranquillamente senza un nuovo delitto, mentre la gente continua a ignorare che un uomo è in una cella insieme all'ingombrante sospetto di essere il proprio mostro, di essere proprio il mostro. In autunno, i giornali, invece informati, negli articoli scritti per ricordare il duplice omicidio dell'anno precedente, quello in cui furono assassinati Susanna Cambi e Stefano Baldi, scrivono tra le righe che probabilmente la lunga indagine della polizia, dei carabinieri e della magistratura è a una svolta. Il 5 novembre, un articolo termina con la frase: Il mostro è già in prigione? Giorgio Sgherri dell'Unità pensa probabilmente che la tacita tregua stabilita da mesi tra i cronisti, i giudiziari sull'affare Vinci sta per saltare e, nel timore di vedersi scavalcato, decide di bruciare i tempi. Domenica 7 novembre, il suo giornale esce con un articolo in prima pagina dal titolo Un delitto di 14 anni fa aiuta a scoprire a Firenze l'assassino dei fidanzati? In effetti, proprio il giorno prima, il giudice istruttore Vincenzo Tricomi si è deciso a firmare il mandato di cattura con cui accusa Francesco Vinci di essere in complicità con Stefano Mele, l'assassino di Barbara Loci e Antonio Lo Bianco. A corollario dell'accusa, egli invia a Vinci comunicazione giudiziaria per gli altri 4 omicidi, quelli del mostro. La notizia viene ripresa la mattina stessa in maniera approssimativa dalla RAI, che in 2 giornali radio, quelli delle 7.30 e delle 8.30, informa che il mostro di Firenze è stato scoperto e catturato. Di più, l'assassino di nome Francesco Vinci ha confessato. La radio è ascoltata anche in carcere e Vinci trasalisce nel sentire quella notizia. Per prima cosa, rifiuta di essere messo in una cella isolata, come gli consiglia la direzione del carcere, che ben sa come i detenuti mal sopportano tra loro la presenza di persone imputate di delitti tanto atroci. In secondo luogo, Vinci convoca i suoi avvocati per dargli l'incarico di presentare querela per diffamazione nei confronti della RAI. I cronisti degli altri giornali, Letta l'Unità con una buona dose di stizza, si attaccano al telefono e chiamano addirittura a casa il giudice Tricomi. Questi decide di incontrarsi con loro nella caserma dei carabinieri di Borgo Nissanti. Poco dopo, un commissario di polizia avverte le varie redazioni che l'incontro avverrà in questura. In fondo, dice, Vinci l'abbiamo arrestato noi. Pochi minuti ancora e arriva una terza telefonata. L'incontro con la stampa avverrà nell'ufficio stesso del giudice Tricomi, insomma in campo neutro. Le prime parole che il dottor Vincenzo Tricomi dice ai giornalisti sono sbalorditive. Dopo aver precisato che Vinci è per il momento accusato solo del delitto del 68, il magistrato aggiunge: Il pericolo che adesso possa avvenire un nuovo delitto è più grande di prima. Il mostro, infatti, potrebbe essere tentato di rivendicare la paternità dei suoi omicidi entrando ancora in azione. Ma allora, gli chiedono i cronisti, quella pistola uccise una coppia nel 68 in mano a Vinci e altre quattro poi in altre mani? Secondo le relazioni tecniche del colonnello Spampinato, il dirigente della scientifica dottor Castiglione, e la risposta del giudice Tricomi, la pistola che uccise nel 68 è la stessa degli altri delitti. Ciò non vuole tuttavia minimamente dire che Vinci sia responsabile degli altri 4 duplici omicidi. Alle altre domande dei giornalisti che cercano di capire qual è la situazione dell'indagine, il magistrato risponde, sorprendendo ancora tutti. Scusate che bevo un sorso d'acqua.
Non posso escludere, dice, che più persone siano state contemporaneamente presenti al momento dei delitti. Non dimentichiamo che già lo scorso anno ci fu il sospetto che il delitto Cambibaldi fosse stato fatto per scagionare Enzo Spalletti, allora in carcere con l'accusa di essere il mostro. Nel sentire tornare sulla bocca di un inquirente inaspettatamente il nome di Enzo Spalletti, il guardone di Montelupo, arrestato dopo il delitto di Scandicci, i giornalisti hanno un attimo di disorientamento. Spalletti, continua con tono tranquillo il magistrato, è ancora formalmente imputato per l'assassinio di Carmela Denuncia e Gianni Foggi. Per lui non è stata emessa alcuna sentenza di proscioglimento. E, specifica il giudice, non solo perché nessuno l'ha richiesta, ma anche per altri motivi. Poi il magistrato, sorridendo, rifiuta di rispondere ad altre domande e saluta tutti con un potete scrivere tranquillamente che l'inchiesta sarà ancora molto molto lunga. Alla gente un mostro come Francesco Vinci non piace, quell'ex pastore sardo, il letterato alto appena 1,68 m, è decisamente deludente, come scrive Massimo Nava in un grosso articolo sulla prima pagina del Corriere della Sera. L'opinione pubblica lo rimuove, se ne disinteressa velocemente e in genere rifiuta di credere che quell'uomo possa essere l'individuo diabolico che per tanto tempo ha fatto correre le sue fantasie e animato le sue paure. L'assassino deve essere borghese, magari noto, un professionista con specializzazione in chirurgia e magari anche ginecologia. Deve essere un personaggio decadente, dedito a strani e oscuri riti, spinto al delitto da una complicata e terribile storia, probabilmente da ricercare nella sua infanzia. L'hanno scritto tante volte i giornali parlando del chirurgo della morte, e lo hanno detto e ripetuto tanti psicologi nelle loro complicate teorie. Anche i parapsicologi, i medium sensitivi, che per una volta si sono trovati d'accordo con loro. La gente scorda Vinci, ma continua a parlare e a fantasticare sul mostro. I giornali non tardano ad accorgersi che l'opinione pubblica non crede alla colpevolezza di Vinci. La vicenda viene incredibilmente relegata nelle pagine interne nel giro di 2 giorni. Dopo una settimana non se ne parla più. Ai giornalisti gli amici chiedono: quello che è dentro non c'entra niente, vero? L'hanno sbattuto in prima pagina tanto per far vedere che un mostro ce l'avevano, non è così? Da parte loro, i cronisti, poco stimolati dall'interesse della gente, si limitano a riportare notizie quasi ufficiali, come quella degli interrogatori di Vinci in carcere. E tuttavia, anche se questo non lo scrivono, continuano a lavorare per cercare un mostro più interessante di quanto sia Francesco Vinci. E in attesa di catturare la notizia sensazionale, mettono da parte quello che trovano. Vengono a sapere, per esempio, che Francesco Vinci e Enzo Spalletti, entrambi di Montelupo, si conoscevano, anche se loro negano. Non solo, scoprono che tutti e due erano clienti di uno stesso medico, e questi non è altro che il dottor B. Quindi ricordiamoci di quello che abbiamo detto prima, no? Clienti dello stesso medico, nell'articolo sempre di Mario Spezzi. Dario, anche qui parecchi elementi, eh. Non so se è finito. Quasi. Accertano che il dottor V prescriveva a Vinci una medicina in tutto simile al Norsetam, di cui una scatola vuota fu trovata nel campo dove furono uccisi Antonella Migliorini e Paolo Mainardi. Ecco. Allora, Dario, ti do un paio di elementi. Allora, una guardona Scandicci bionda, quindi Sui una 30 donna anni. bionda. Sì. Guardoni di guardoni per rigatto. Sì, esattamente. Un giro di ricattatori. Probabilmente questi ricatti venivano perpetrati nei confronti di guardoni occasionali o di un certo livello, no? Soprattutto. E quindi c'erano ricattatori sulle scene del crimine, se hanno visto il mostro, potevano. Sì, l'ipotesi almeno quella che presenta Spezzi, perché poi ricordiamo che Federico, invece, interpellato a riguardo, sosteneva che il mondo dei guardoni avrebbe potuto essere, anzi, solo un mondo più che altro di sentinelle che potevano aiutare l'inquirente, no? Invece qua si parla di qualcosa anche di un po' più pesante, no? Del semplice guardare le coppie, si parla di ricatti, insomma, e chi più ne ha, più ne mette. Si parla di zone in cui, intorno a Fiesole, no? E ricordiamo anche le cave di, aiutami, Di Gaiano. bravissimo, dove fu ucciso l'anziano, insomma, diciamo dove si raccoglievano più facilmente guardoni di un certo livello sociale, insomma, di un certo ceto. Quindi, come abbiamo detto, Fiesole e i dintorni. Qua Dario c'è la calibro 22, quindi trovano una calibro 22, fanno la prova di sparo.
Sì. Ma i segni del percussore, mi sembra, o i segni sull'ogiva sono diversi. Quelli, in teoria, se cambi le parti, quindi estrattore e canna. Ovviamente, ma poi spezzi, facciamolo notare subito, si fa capire che questo dottor B dovrebbe fare la parte di quello che taglia, non di quello che spara. Quindi il fatto che avesse una calibro 22, come avevano tantissime persone all'epoca, anche se, come si è scoperto, non è stato lui a sparare, questo non è sufficiente per toglierlo, dagli indiziati, almeno Comunque, loro per a inquirenti. casa sua cercavano la scatola della bustina di Norzedam trovata a Baccaiano. Esatto, poi lo vedremo. E in più hai nominato Spampinato. Esattamente, Come esattamente. non ricordare, ultimamente abbiamo fatto Madassino, non ricordare Spampinato, la strage di Bologna, Mannucci bene in casa, quindi tutti i personaggi un po'. Tornano anche qua a mostrare le loro Anche connessioni. lui è sempre un perito balistico, poi, che ha a che fare con. Certo. Comunque, la guardona bionda mi ha lasciato un po'. Vuol dire che Spezzi si è addentrato proprio nel mondo dei guardoni. Sì, almeno lui dice che erano diversi mesi che stava su questa persona, no? Studiarne le abitudini, la vita, quindi suppongo che sapesse benissimo molte cose su di lui, no? Le abitudini, insomma, le dicerie. All'epoca si dimostrava molto convinto dal tono come dire, anche spocchioso, no? Degli articoli dove dice prima o poi mi deciderò a chiamarlo, no? Oppure spera, a meno che non mi chiami prima lui. Dario, l'intuizione che il mostro voleva spostare la macchina di Mainardi fa capire, io penso che era all'avanguardia Spezzi, era Sì, molto. diciamo che o era tremendamente abile nell'analizzare, no? A differenza almeno di quello che si poteva pensare di Spezzi, o era tremendamente abile, un abile investigatore, quindi è riuscito a capire le motivazioni dei mostri prima che le pensassero gli inquirenti, o era a conoscenza di cose di cui gli inquirenti non erano a conoscenza. Mi viene da pensare. Perché Quindi faceva dei ragionamenti molto all'avanguardia, effettivamente. gli elementi da ricordare sono che Vince e Spalletti fanno parte dell'azienda sanitaria locale, La medesima, sì. la medesima. Quindi presumiamo Montelupo e che loro medico curante era il dottor Era B. lo stesso, questo dottor B. Questo al momento è quello che ci dice Spezzi. Ricordiamo questi particolari perché dopo entreremo in confusione. Esattamente. Cerchiamo di. Allora, direi che l'articolo di Sgarri lo faremo vedere per ultimo. Direi di andare a vedere il riferimento. La sentenza Alla rotella. rotella, esattamente. Ok, quindi fino adesso abbiamo saputo che cosa? Che questo dottor B è single, vive con la mamma. È un ginecologo, oltre che un medico di base. Ricordiamo che chirurgia, qualunque medico diventa medico chirurgo, perché la laurea ti dà il titolo di medico chirurgo. Quindi medico di base e ginecologo, ci dice che è lo stesso medico di Francesco Vinci e di Enzo Spalletti, e Che poi ci vive dice che abita a Scandicci. abita vicino a Scandicci. Questo ci dice. Adesso andiamo a cominciare a vedere chi può essere tra le persone nominate nei vari atti del mostro di Firenze questa persona. Andiamo a vedere che nella sentenza rotella possiamo leggere quanto segue.
Il giudice istruttore prosegue le verifiche minuziosamente, senza tralasciare piste diverse, per esempio quella relativa alla possibilità che siano stati i cognati dello Bianco a rivendicare l'onore della sorella, ripresa in dettaglio anche nel 1987, volume 1A, fascicolo aggiuntivo, o quella relativa a Trentacosti Ciro, ferito a colpi di pistola calibro 22 alla Strasinia, tempo dopo i fatti, legato allo Bianco e non ignoto ai Vinci. E prosegue la ricerca generica della pistola non rinvenuta e all'involucro di un medicinale altrimenti trovato sul luogo dell'omicidio di Montespertoli, in località Baccagliano, ovvero Norzeta. Approfondisce l'escussione dei testi già uditi dal PM, tra i quali i congiunti del Mele. Scava in Montelupo circa i possibili rapporti tra Vinci e il concittadino Spalletti, come abbiamo visto. Maggiormente che intanto il PM aveva verificato la posizione di un sanitario dello stesso paese, quindi stesso paese, ginecologo e medico di famiglia di Vinci. Ok? Qua non parla di Spalletti, ma cita i rapporti tra Vinci e Spalletti e dice che questo dottor Bagnoli, come vediamo, era lo stesso medico. Era ginecologo e medico di famiglia, quindi il dottor Bagnoli. Poi, tra parentesi, c'è scritto: richiesta archiviazione, alla quale si provvede separatamente, perché poi viene stralciata la sua posizione, insomma. Quindi è il dottor Bagnoli, il medico di famiglia di Vinci. Esattamente, andiamo a vedere Dario, ma adesso. loro, la calibro 22 che c'è scritto all'inizio è la calibro 22 del 68 o di un altro episodio? Loro cercano la calibro 22 in relazione all'omicidio sia del 68 che degli altri omicidi. No, pensavo a un altro episodio legato al Francesco Ah, Vinci. tu parli di Trentacosti? Sì. Ah, sì, in questo caso qua sì. Allora, scusate. Loro scrivono 30 costi, io pensavo era 30 costi. Trentacosti. E si parla dell'episodio relativo a Trentacoste Ciro, ferito a colpi di pistola calibro 22 alla Strasigna, tempo dopo i fatti legato allo Bianco e non ignoto ai Vinci. Certo, quando parlano di questa calibro 22, loro non sanno se è la stessa calibro 22, però essendo che Trentacoste è legato a questo ambiente in qualche modo, ipotizzano di andare a vedere anche Perché loro la faccenda. probabilmente hanno intuito o sanno che è stato Francesco Vinci a sparare a... Esattamente. Quindi, chi è questo dottor B, questo dottor Bagnoli? Allora, possiamo dire che, cominciare col dire che questo personaggio è stato attenzionato già dall'81 per tutti i delitti. Okay? Però non risulta nelle liste, almeno quelle che abbiamo a disposizione noi, dei sospettati. Curioso perché effettivamente uno a cui vanno a bussare dall'81 in poi, perlomeno mi sembrava fosse normale, no? Considerarlo tra i sospettati perché sono gli inquirenti che vanno a controllarlo, non Però quelli. Dario, dall'81 lo dice Spezzi o è anche menzionato nella rotella? No, nella rotella si sono analizzati nell'89, andiamo a rivederlo, i rapporti che intercorrono tra Vinci e Spalletti e viene evidenziato che il dottor Bagnoli era lo stesso medico di famiglia, era il medico di famiglia di Vinci e della famiglia Vinci, quindi di tutta la famiglia, ed era pure ginecologo. Questo viene detto. Quindi non è detto il dottor B, attenzionare all'81, sia esclusivamente Bagnoli. No, esattamente, vedremo poi un'altra possibilità. Qua comunque ci tocca sottolineare questi dati che abbiamo detto e ridetto, appunto, che coincidono tra il dottor B del dottor Spezzi e il dottor Bagnoli, menzionato nella sentenza Rotelli. Andiamo a vedere adesso nel 1985, perché di atti precedenti noi non ne siamo a conoscenza, non ne abbiamo almeno.
Andiamo a vedere nel 1985 cosa si dice di questo dottor Bagnoli. Nel proseguo delle indagini venivano controllate e in parte perquisite le sottoelencate persone sospette. Bagnoli, escusso, affermava tra l'altro che la sera di domenica 8 settembre 85, in compagnia di alcuni suoi amici, tra cui Corti Remo, era stato a Lucca recandosi al teatro del Giglio, ove aveva assistito all'opera degli Amici, facendo rientro a casa alle ore 2:50 del successivo 9 corrente, vedi allegato 1. Corti, Calogero e Emilio, persone citate dal Bagnoli, ognuno per la parte che lo riguardava, confermavano l'alibi fornito dall'anzidetto medico chirurgo di Montelupo Fiorentino. Allora, qua è solo il riportino per il momento, adesso leggeremo i verbali. Notiamo che c'è, come dire, una somiglianza tra il dottor B di Spezzi e il dottor B Bagnoli menzionato adesso, nel senso che nel 1981, abbiamo detto, se non sbaglio, viene tirato fuori dalla testimonianza di alcuni amici, no? Che lui doveva essere a cena d'amici e poi se ne torna a casa e viene scagionato però dalla telefonata che lui avrebbe fatto, diciamo, di ritorno a casa. Andiamo a vedere adesso. Allora, bla 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 bla. La mattina della domenica, questa è la testimonianza del dottor Bagnoli, data il 9 settembre 85 alle 17:30. Allora, la mattina della domenica 8 settembre 85 mi sono alzato verso le ore 9. Verso le ore 10:30 circa mi sono recato in Empoli per comprare il giornale, quindi sono tornato a casa e lì sono rimasto fino all'ora di pranzo, che è avvenuto alle ore 13. ADR, verso le ore 14:30 ho riposato circa un'ora e mezza, verso le 10, verso, no, scusate, le 15 ho ascoltato la televisione dalla radio le partite di calcio, alle ore 17:30 mi sono recato a Spicchio, comune di Vinci, presso il signor Corti, la confezione Fraco, c'è anche la sua abitazione. Scusa, ma qua hai cancellato, ma non riesco a capire che cosa c'era scritto. Gli indirizzi, Dario. Ah, ok. ADR, dopo circa 15 minuti siamo partiti per Lucca insieme ad altro signore di Lucca, di cui non conosco il nome, e ci siamo recati nel frattempo a Castro, Montalbano, presso la piscina di proprietà del signor Maestrelli, con il quale siamo andati a Lucca, presso l'abitazione del citato signore di Lucca, dove siamo arrivati alle ore 19:30 circa. Dopodiché abbiamo cenato fino alle ore 21:50 circa e poi tutti insieme ci siamo recati presso il teatro del Giglio di Lucca. Gli piace dire Lucca, a questo Bagnoli, dove abbiamo assistito all'opera degli Amici fino alle ore mezzanotte 40 circa. Finita l'opera, ci siamo trattenuti per altri 30 minuti per incontrare il tenore Garaventa Ottavio, che è un amico nostro. Dopodiché ci siamo recati presso una paninoteca di Lucca, dove lavora la figlia. Scusate, no, è partito. Sì, effettivamente Luca è ricorrente. È ricorrente. Allora. Qui c'è addirittura un tenore. Come? C'è addirittura un tenore, Sì, un amico. Garaventa Ottavio, un amico del Bagnoli e degli altri personaggi qua citati. Quindi, dopodiché ci siamo recati presso una paninoteca di Lucca, dove lavora la figlia del citato signore di Lucca, di cui, ripeto, non conosco il nome. Alle ore 1:45 siamo partiti da Lucca e ci siamo diretti verso Empoli, dove siamo arrivati alle ore 2:30, dove ho lasciato a casa il signor Maestrelli, dopodiché sono andato a Spicchio, dove ho lasciato il signor Corti, dove mi sono trattenuto per altri 5 minuti a parlare con lo stesso. Alle ore 2:40 ho rifatto il giro da Empoli, attraversando il ponte di Spicchio, percorrendo la statale 67, sono giunto a casa alle ore 2:50 circa e sono andato a dormire, quindi tra l'8 e il 9. La domanda risponde,
Oggi, 9 settembre 85, mi sono alzato alle ore 9. Dopo essermi lavato, sono uscito per recarmi a Camariane, dove ho effettuato numero 2 visite domiciliari. Alle ore 10, presso la famiglia Bitossi e famiglia Petrarchi. Alle ore 10:25 mi sono recato presso il mio ambulatorio di Montelupo Fiorentino, dove sono arrivato dopo circa 7-8 minuti e sono rimasto ivi fino alle ore 13. Dopodiché mi sono recato a casa, passando prima dalla farmacia Stefanelli di Montelupo Fiorentino alle ore 13:15. Circa ho pranzato. Alle ore 14:15 sono riuscito ad effettuare altre visite presso le famiglie di Capraia Limite e altre sempre di Capraia Limite. Alle ore 16:40 un attimo solo. Questo praticamente è tutto l'alibi della giornata di domenica. Esattamente. Sono rientrato, se riesce a vedere bene, abbi pazienza. Ok, sono rientrato a casa. Scusate, l'ultimo pezzettino della frase non riesco proprio a leggerlo perché viene coperto dalla grafica. Comunque, alle ore 18:25 del 9 settembre 85 si riapre il processo verbale di SIT. Rese dal signor Bagnoli, dottor Enzo, precedentemente generalizzato. Il giorno 6 settembre 85. Alle ore 14:45 mi sono recato presso il mio ambulatorio di Poggio alla Malva di Carmignano, quindi non lavorava solo a Montelupo. Preciso che prima di recarmi al suddetto ambulatorio ho effettuato alcune visite nella stessa frazione presso la famiglia Panuzzi, Villani e la famiglia Pucci. Dopodiché mi sono recato all'ambulatorio precitato, effettuando visite ambulatoriali fino alle ore 16:15. Dopodiché sono tornato presso la mia abitazione in via della Pesa, dove sono giunto alle ore 16:30 circa, trattenendomi per 10 minuti circa. E poi mi sono recato a fare l'ambulatorio presso il polo ambulatorio della farmacia Zerlini di Empoli, sita via Carducci. Verso le ore 18 è venuto a prendermi il marito della signora Lapaglia e con l'autovettura del marito sopracitata ci siamo recati presso l'ospedale civile di Empoli. Verso le ore 18:30 mi ha accompagnato presso il polo ambulatorio a riprendere la mia autovettura recandomi a casa. Verso le ore 19:15 mi sono recato a fare una visita Fibbiana presso la signora Privitera, lasciata la predetta verso le ore 20, sono tornato a casa parcheggiando la mia autovettura presso l'abitazione. Sono salito e successivamente mi sono cambiato e ho innaffiato il mio giardino fino alle ore 21:15. Dopodiché ho cenato. Subito dopo ho visto la televisione e alle ore 23 circa sono andato a dormire. La domanda risponde: sabato 7 settembre mi sono alzato alle ore 8:30, dopodiché mi sono lavato e alle ore 9:30 mi sono recato a comprare la carne presso la macelleria di Via Caverni. Successivamente sono stato a fare il pieno della benzina alla Panda di mia proprietà targata presso il distributore IP di Fibbiana, dove mi reco abitualmente. Verso le ore 10 mi sono recato a casa a portare la carne. Subito dopo sono andato a fare ambulatorio in via Roma di Montelupo Fiorentino, trattenendomi fino alle ore 13 circa. Dopodiché sono andato a casa a pranzare. Dopo mangiato ho riposato per circa 2 ore, dopo essermi alzato sono stato nel mio studio in casa e dopo mi sono messo a guardare la televisione. Alle ore 20 ho cenato e alle ore 21 sono uscito di casa con la Fiat Panda di mia proprietà e mi sono recato a San Miniato Alto, a casa di mia sorella e mio cognato Bagnoli e Ciulli, che sono giunto alle ore 21:30. Ivi giunto, sono rimasto fino alle ore 23:30 circa. Dopodiché mi sono recato presso la mia abitazione di Montelupo Fiorentino, dove sono giunto alle ore 23:50 circa e sono andato a dormire. Io devo dire una cosa come commento preliminare, poi andremo a analizzare. Adesso finiamo ancora, aspetta, finisco l'ultima parte della testimonianza. Alle ore 18:16 del 9 settembre si riapre il processo verbale di informazioni testimoniali rese dal signor Magnoli in rubrica generalizzato. Preciso che mi sono recato a Lucca con la mia autovettura Alfa Romeo Giulia, targata colore bianco, con i signori precedentemente citati ieri 8 settembre 85. La prima cosa che noto da questa testimonianza è che si ricorda ogni istante
di quei giorni in maniera paurosamente maniacale. Molto meticoloso. Altro che molto meticoloso, si ricorda per filo e per segno quello che ha fatto in ogni frangente di quei giorni. Non ho mai visto una testimonianza così precisa. E poi ci teneva a dire che era andato a Lucca, questo con un signore che non conosceva. Lucca Empoli ha due diverse vetture, quindi ha la Panda e la Giulia, tutte Panda, esattamente, la Giulia Bianca. Sì. e due bianche. Ho notato un paio di cognomi Ciulli e Corti. Ciulli, Corti. Sì. Chi lo sa se c'è parentela, questo Coincidenze. sono cognomi molto, molto diffusi in quelle zone, da quanto ci è dato sapere, quindi francamente non ci siamo neanche più di tanto messi alla ricerca. Perché anche qualora ci fosse una parentela non diretta, voglio dire, è più che normale, sarebbe più che normale. Proseguiamo con, così facciamo poi l'analisi finale, sono due brevi testimonianze, con la testimonianza resa da Petracchi, tirato in ballo appunto dal dottor Bagnoli. Siamo al 12 di settembre, negli uffici della stazione dei Carabinieri di Montelupo, alle 10. Signor Petracchi, il quale espone quanto segue: il giorno 9 settembre, 85 alle ore 8:45, poiché mia moglie Grassi si sentiva male per un dolore riacutizzato nella regione intercostale, mi decidevo ad avvertire il medico di famiglia, il dottor Bagnoli, il quale arrivò alla mia abitazione intorno alle ore 10:10 circa, dopo aver effettuato altra visita in un'altra abitazione. Dopo aver visitato mia moglie ed averle prescritto la relativa ricetta medica, domandavo al predetto dottore di accompagnarmi a Montelupo Fiorentino per poter acquistare la medicina. Qui giunti, a bordo di una Fiat Panda bianca, mi fece lasciare di fronte al supermercato della Coop e da lì mi recai in farmacia, mentre il dottore ritornò all'ambulatorio. A domanda e risponde, il dottore visitò mia moglie in pochi minuti. Non mi pareva nervoso né agitato per la mia chiamata. Non ho altro da aggiungere ed in fede mi sottoscrivo. Proseguiamo con il verbale di Palmitera, l'anno 85, 10 di settembre, nell'ufficio di stazione Carabinieri. La signora Privitera, scusate, è scritto davvero, la signora Privitera viene sentita in merito alla presenza o meno del dottor Bagnoli presso la sua abitazione il giorno 6 settembre 85. Spontaneamente dichiara quanto segue. Il giorno 6 settembre 85, venerdì verso le ore 19:30, venne da me il dottor Bagnoli, medico curante, per visitarmi, in quanto io sono uscito dall'ospedale da circa un mese. Mi devo fare un controllo medico ogni settimana. La domanda risponde, il dottor Bagnoli venne verso le ore 19:30 ed andò via verso le ore 20:30 perché rimase a controllare le mie analisi. Durante i convenevoli lo invitai il dottore a rimanere a cena, ma lo stesso ringraziava ma non accettava in quanto doveva annaffiare il giardino. Queste sono le sue parole. Non ho altro da aggiungere in quanto di quanto sopra esposto e in fede mi sottoscrivo. Dario, c'è la testimonianza di Corti? Sì, andiamo a leggere adesso. L'anno 1985, vabbè, quindi siamo il 9 di settembre, alle ore 20:25, appunto, il signor Corti. Ero in possesso, dice lui, di quattro biglietti per il Teatro del Giglio di Lucca, dove si dava l'opera di Catalani. Quindi telefonai al dottor Bagnoli chiedendogli se voleva essere della comitiva. Lo stesso accettava, essendo un appassionato di lirica, e quindi si rimase d'accordo per la partenza da Spicchio verso le ore 17:30, cosa avvenuta puntualmente. Della comitiva facevano parte anche i signori Maestrelli, mio cugino e Ghilardi, abitante in Lucca, e trovatosi a Spicchio in quanto vi ha una figlia sposata. Quindi scopriamo il cognome di questo
personaggio di Lucca che non ricordava, di cui non ricordava il nome Bagnoli. Verso le ore 19 eravamo ospiti presso l'abitazione del Ghilardi, dove la moglie aveva preparato la cena. Verso le ore 20:55 siamo entrati in teatro, dove abbiamo assistito all'opera in quattro atti, che è terminata verso l'ora 1. Non siamo usciti subito dal teatro, aspettavamo il tenore d'amico Garavente Ottavio. Dopo i soliti convenevoli ci siamo salutati e ci siamo recati presso una paninoteca dove lavorava la figlia del Ghilardi, Sita In. Nella paninoteca ci siamo trattenuti circa un'ora, venendo via verso le ore 2. Dopodiché abbiamo preso la strada del ritorno con l'autovettura del Magnoli. Mi sono lasciato col Magnoli davanti a casa verso le ore 3. Allora, gli orari combaciano, quindi comparandole sembrano. Vogliamo leggere prima di fare analisi anche il breve articolo di Giorgio Sgarri o... Quello sarebbe frutto di un ragionamento, sì, ecco, Da questo. introdurre prima, sì. Beh, il ragionamento è molto facile. Allora, Spezzi presume che il mostro sia il dottor B più due complici. Il Sì, lui presume tre persone, esattamente. È quello che taglia dottor il dottor B. B è il medico curante di Vinci e Spalletti. Esatto, come almeno il dottor B, secondo Spezzi, il medico curante di Vinci Spalletti, il dottor Bagnoli, secondo la rotella, è il medico curante della famiglia Vinci. Quindi, se Bagnoli è il medico della famiglia Vinci ed entra nel caso del mostro di Firenze, io credo che siamo autorizzati a pensare che sia la stessa persona, insomma. Adesso però poi andremo a vedere un secondo personaggio che è stato tirato in ballo, come dottor B. Ecco, Comunque secondo proseguiamo. questo ragionamento di Spezzi, però alcune cose tornano. Sì. Cioè, nell'81, il primo omicidio, troviamo a Scandicci Spalletti, che Esatto. sarebbe un cliente del dottor B. Poi troviamo nell'82, attenzionato, Francesco Vinci col Nozedam, che sarebbe un altro cliente del dottor B. Tra i due omicidi c'è Calenzano, in cui troviamo Fiasconaro che parla della famosa ambulanza e una Mini Minor rossa che fuggono dal Sì, delitto. puntualizziamo che di quel discorso che fa Fiasconaro, noi non abbiamo un verbale, il che non vuol dire che non ci sia, ovviamente, no? Però abbiamo semplicemente l'articolo dove si parla di questa famosa testimonianza in cui a Calenzano sarebbe stata vista andare via a grande velocità dalla zona dell'omicidio da un campeggiatore, insomma, che a suo dire sentì gli spari, vide andare via una mini minor e un'ambulanza dal luogo dell'omicidio dell'81 di Carenzano. Ora, c'è anche la possibilità che Fiasconaro si confonda di delitto. Perché noi sappiamo che c'è, come si chiama più il testimone? Che ha visto l'ambulanza, Luigi Nesi. Sì, che ha visto l'ambulanza arrivare, però lui la vede arrivare sul luogo del delitto poco dopo aver sentito gli spari a Baccaiano, giusto? Non so se si confonde Fiasconaro, seguivo la linea logica Ecco, di comunque Spezzi. Fiasconaro, a sentire Fiasconaro, di cui non abbiamo un verbale, da Calenzano sarebbe stata vista andare via da un testimone, un'ambulanza e una mini minor. Ma la coincidenza con l'articolo di Giorgio Sgherri, Dario, Ecco. è la macchina rossa. Non lo stesso modello, ma il colore, bene o male. Modelli sono completamente diversi, però il colore c'è, insomma.
cioè, andiamo a leggerlo. Ritornerebbe con l'ipotesi, comunque con Francesco Vinci, perché come possiamo vedere. Noi abbiamo solo un pezzo di questo articolo, tra l'altro non si legge neanche molto bene, comunque andiamo a leggere quello che ci interessa. Per quanto riguarda il delitto di 14 anni fa, gli inquirenti anche ieri mattina hanno ribadito di avere in mano elementi sufficienti per ritenere Francesco Vinci autore dell'omicidio. Il segreto istruttorio. Il segreto istruttorio, se riconoscere quali prove. Scusa, devo leggerla dal file direttamente, perché lì non riesco a ingrandirlo abbastanza, abbiate pazienza. Qui troviamo che lo stesso avvocato di Vinci è Traversi, quindi il perito anche di Calamandrei. Calamandrei, esatto. Se è lo stesso, poi se non c'è un... Adesso controllo. Il segreto istruttore vieta di conoscere quali prove abbiano trovato, ma pare che le indagini siano arrivate a 7 punti. Sette punti fermi che inchiuderebbero Francesco Vinci. Francesco Vinci, la cui difesa è stata affidata all'avvocato Alessandro Traversi. Polizia e Carabinieri stanno anche cercando un'auto Alfa GT color Aragosta, che la sera del delitto di Calenzano fu incrociata da alcuni giovani. L'auto, secondo quanto avrebbero accertato gli investigatori, apparterrebbe ad un nipote di Francesco Vinci. Così ci dice Giorgio Sgarri. Ecco, ora, quindi Dario, troviamo 81 Spalletti, 82 Francesco Vinci, 81 ritroviamo un loro cercano un nipote Francesco Vinci. Un nipote Francesco Vinci, sì. Esattamente. Quindi in quest'ipotesi come si tradurrebbe, no? Nel caso ci fosse un collegamento tra questi tre personaggi. Ovvero, Francesco Vinci sarebbe stato in questa ipotesi quello che sparava, Spalletti quello che guardava, che faceva da palo, insomma, e Bagnoli sarebbe stato, il dottor B sarebbe stato colui che tagliava in questa ipotesi, giusto? Sì. Ecco, e poi cosa sarebbe successo? Quindi prendono Spalletti e c'è bisogno di scagionarlo. Giusto? Quindi cosa succede? Noi qui non sappiamo, Dario, se l'auto di questo nipote di Francesco Vinci era magari anche i parenti avevano possibilità di usarla. Bravissimo, bravissimo. Anche perché chi è che aveva di questi nipoti un Alfa GT color Aragosta? Allora, una Alfa GT rossa. Io ricordo che Antonio Vinci probabilmente l'aveva, però Ecco. ci sono anche gli altri nipoti, per carità. Esattamente, che potevano avere accesso nel caso a questa macchina. Poi Dario Rosso e Aragosta, io non so poi. Ma la mia domanda è: se è stato appurato, da quanto ci dice Sgherri, che l'auto era di uno dei nipoti di Vinci, avranno fatto, credo, suppongo, gli accertamenti atti ad escludere la sua presenza lì quella sera. Ma no, Dario, qui Giorgio Sgherri non lascia spazio a dubbi. Qui dice gli investigatori apparterrebbe a un nipote, quindi vuol dire che è stata presa la targa. Dice, secondo quanto avrebbero accertato l'investigatore, apparterrebbe, ecco, appunto, avranno preso la targa, ma poi gli investigatori avranno riscontrato se davvero c'era lui su quella macchina quella sera e se davvero era quella macchina, perché nel caso avrebbe dovuto venire fuori questa cosa, giusto? Immagino.
visto quindi che l'incidenza c'è, cioè il colore, certo, mini minor ho rosso, visto vediamo. che all'epoca cercavano comunque, si era in piena pista sarda, no? Quindi questo avrebbe portato, come dire, acqua al mulino della pista sarda di Rotella. Perché? Perché questo voleva dire che c'erano due omicidi almeno che sarebbero serviti per scagionare prima Spalletti e poi Francesco Vinci. Certo. Allora, questo articolo l'abbiamo mostrato perché io non l'ho mai visto pubblicato. No, 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 esatto, non credo sia mai stato, non credo almeno, sia mai stato fatto vedere. E qui Però avendo, questo se verbale sarebbe avendo... bello, ecco, avere, sarà scritto da qualche parte, insomma. Giorgio Sgarri era un giornalista molto attento, quindi credo che se parlò con questa sicurezza di un accertamento del genere, da qualche parte sarà pur scritto, eh. Speriamo un giorno di poter leggere di che cosa si è trattato, insomma. Allora, Dave, che è un dottore, ha messo un commento prima scrivendo: il dottor B ha subito una sitta, una perquisizione il giorno 9. E quindi Sì. Dave, presumo, si riferisce a Bagnoli, perché Sì, a la Bagnoli. sitta a Bagnoli è il 9. E Esattamente, quindi bravo. molti appassionati del caso pensano a Bagnoli. Molti. Adesso arriviamo a un'altra opzione. Un'altra ipotesi Esatto. del dottor B. Esatto. Poi facciamo tutte le considerazioni del caso. Allora, esiste un'altra ipotesi che noi abbiamo trovato ed è giusto mostrarla su un blog. Mostrologia.blogspot. blogspot.com. Curata da aiutami Alessandro. Allora, è lo scrittore Luigi Sorrenti. Ecco, che salutiamo, dove nella sua analisi, no, sul diritto di Mosciano, a un certo punto riporta alcuni punti interessanti che emersero, diciamo, sulla vicenda, no? E sul punto del dottor B scrive: subito dopo il duplice delitto Foggi denuncia, un medico chirurgo di Scandicci, poi dice in realtà residente a San Mignatello, frazione di Montelupo Fiorentino, fu messo sotto stretta osservazione delle forze dell'ordine. Si tratta del famoso dottor B, ginecologo della Scandicci Bene, su cui in seguito punterà fortemente il dito il giornalista Mario Spezzi. Tale dottore, il cui vero nome era, e lui dice, Luciano Bianconi, presentava caratteristiche estremamente interessanti, tanto da rimanere a lungo uno dei principali indiziati per i delitti del mostro e da meritare più di un articolo farcito di neanche troppe velate accuse da parte del suddetto Spezzi. Il dottor B era celibe, come ricordiamo Bagnoli. Viveva solo con l'anziana madre, era stato in cura per disturbi nervosi, era detentore di una pistola calibro 22. Infine, il suo nome era emerso dal giro di guardoni che gravitavano attorno a Roeta. Era inoltre il ginecologo della moglie di Francesco Vinci. Tuttavia, le prove di sparo sulla sua beretta diedero esito negativo e il nome del ginecologo venne momentaneamente accantonato, almeno fino al delitto successivo. Negli anni seguenti, fino al termine della scia delittuosa Scupetti nell'85, il dottor B verrà regolarmente sottoposto a controlli e perquisizioni dopo ogni duplice delitto del mostro. Ecco, noi abbiamo chiesto appunto da dove arrivava questa Mi sei informazione. un po' confuso, Bagnoli, e invece qui è Bianconi, è Luciano Bianconi, però Sì, lo dà per Bianconi. ginecologo della moglie di Vinci. Esattamente, sì, lui dice Luciano Bianconi, sì, e dice che è ginecologo della moglie di Vinci. Ora, questa interpretazione sull'identità del dottor B, da dove l'ha presa il nostro amico scrittore? Allora, abbiamo chiesto a Luigi Sorrenti dove ha preso informazione per ricostruire un po' la fonte. E la fonte è stata Francis Trinibet nel suo documentario Mostro di Firenze 50, Giovanni e Carmela, seconda parte, circa al Molto lungo. bello, devo dire. Io me lo sono andato a Bellissimo rivedere documentario. E al questa minuto cosa. 47 viene citato Luciano Bianconi. Quindi Francis
ha più informazioni di noi riguardo questo dottore. Poi prossimamente speriamo ci dia anche qualche... Sì, lui sostiene, lui in realtà nel suo documentario, perché non è lui che parla in quel pezzo, nel suo documentario viene detto che l'identità di questo dottor B sarebbe quella di Bianconi. Io però torno a sottolineare che... Vedi, doctor dice non c'è nell'albo al 2002, sì. Beh, controlla gli anni precedenti. Chi, Bianconi o Bagnoli? Bianconi, su Bagnoli abbiamo certezza, su Bianconi no. Esatto. Su Bagnoli, che fosse un medico di base a Montelupo, medico della famiglia Vinci, e che fosse ginecologo e che sia entrato nelle indagini del mostro, ecco, questo abbiamo contezza. Ma è la stessa sentenza Rotella che ce lo dice. È la stessa sentenza Rotella, esattamente, che ci dice... È pur vero che alcune caratteristiche che cita Spezzi, ad esempio Scandicci, ad esempio che viveva con la madre, potrebbero essere associate a Bianconi piuttosto che Bagnoli. Però noi di Bianconi non sappiamo niente. Noi sappiamo che tra l'altro Bagnoli era celibe, perché lo sappiamo che nell'85 ancora lui era celibe, lo si legge nella testimonianza. Non sappiamo, d'altro canto, perché non abbiamo il verbale relativo, dove abitasse nell'81 o nell'82, quando Spezzi scrive l'articolo. No, doctor Bagnoli esiste, abbiamo letto i verbali, c'è come dottore. E qui il punto interrogativo è Bianconi, nel senso sicuramente Francis ha più informazioni di noi e potrà poi, speriamo, divulgarle, insomma. Perché allora, l'ambiente, gli studiosi nel campo mostrologico, tutti pensano sia Bagnoli il dottor B, però dobbiamo abbiamo trovato anche Bianconi, la fonte dei due, tra l'altro è segnalato sulla lista dei sospetti. Nessun, e questo è comunque curioso, perché sia chi sia dei due il dottor B, questa persona è stata attenzionata, a dire di Spezzi, già dall'81 fino all'85, quindi curioso che non sia sulle liste. Ma indipendentemente da questo, su Google, digitando quel nome sui motori di ricerca, Bianconi non esiste, si arriva sul blog, sul sito di Luigi Sorrenti, che tra l'altro è accuratissimo a quanto ho visto, e lui ha preso come fonte il documentario Francis. Quindi solo Francis è in possesso delle informazioni che ci mancano su Luciano Bianconi. Perché digitando Luciano Bianconi sui motori non si arriva a nulla, solo a questo punto. Noi per dovere dovevamo menzionarlo, perché... No, però quello che dico io è curioso che ci siano due dottori che cominciano con la B, che sono medici di base e ginecologi e lavorano a Montelupo, e che siano medici... Ma Bianconi, aspetta, Bianconi era Scandicci. Sì, però noi sappiamo che era medico, se il dottor B era un medico di Francesco Vinci e di Spalletti, esercitava a Montelupo, indipendentemente dove abitasse nell'81. Della ASL competente, che è Montelupo. Ecco, quindi quanti medici di base ginecologi che cominciano con la B di Montelupo relazionati a Francesco Vinci ci possono essere nello stesso momento? No, c'è anche un'altra confusione, Dario, che Spezzi nomina Spalletti e Vinci, mentre Luigi Sorrenti, o meglio il documentario di Francis, parla della moglie di Vinci, che è in cura dal dottor B. Quindi qui parliamo della moglie e non... la Rotella invece parla della famiglia di Spalletti, ecco, della famiglia. E Spezzi parla di Francesco Vinci anche, quindi...
Se dobbiamo basarci su queste cose, escludendo Scandicci, che comunque parla di abitazione vicino a Scandicci e ne parla nell'82. Quindi noi sappiamo che nell'85 non abita Scandicci, però sappiamo che esercitava a Montelupo. Qualunque di queste versioni del dottor B, a partire da Spezzi per arrivare alla rotella. Se guardiamo la rotella, in teoria il dottor B è Bagnoli. E abbiamo infatti i verbali dell'85. Ci saranno alcuni verbali che testimoniano le perquisizioni anche ai danni o il sospetto ai danni di Luciano Bianconi? Esiste perché cercandolo Certo. non c'è nulla, quindi, però dovevamo menzionarlo perché poi Ovviamente, ovviamente, presumo poi Francis ci dirà dirà la ovviamente. sua Quindi, da. come cambia poi l'ipotesi nel tempo di Spezzi? No, ma Dario, scusami, io ho capito, tu hai detto qualcosa, pensavi forse che uno dei due è un depistaggio? Beh, ma anche solo magari a protezione della comunità di Montelupo, no? Non un depistaggio super pensato, magari, sai, fornire un nome diverso da quello vero per non avere associazioni d'immagine col paese. Però, sai, ci sono talmente pochi elementi per dirlo, davvero, di quel Bianconi lì, se qualcuno sa qualcosa, è Francis. A me non è mai passato sotto gli occhi, poi. Quindi non saprei dirti. È anche vero che i verbali dell'81, come sappiamo, sono veramente pochissimi quelli che, tra virgolette, girano, no? Quindi aperto ad ogni novità in merito alla questione. Assolutamente. Come cambia la tesi di Spezzi nel corso del tempo? Lui, abbiamo detto, inizialmente al suo esordio nel mondo della mostrologia come piccolo mostrologo in crescita, parla di un trio, uno che spara, uno che guarda, fa il palo, diciamo, controlla, e uno che taglia. Quello che taglia, lui lo identifica col dottor B, chiunque esso sia. Quello che spara fa presumere, non lo dice, ma fa presumere che possa essere Francesco Vinci. O ho capito male io? Sì, quello che spara. Giusto? Ecco. E quello addetto al controllo sarebbe stato Spalletti. Quindi il primo ad essere preso del gruppo e quindi che li ha costretti poi a l'omicidio di Calenzano e l'omicidio di Baccaiano, no? Per poter scagionare Spalletti. Poi facciamo un salto avanti nel tempo. Arriviamo agli anni 2000. Cosa succede con Spezzi e con Antonio Vinci? Cioè, Spezzi organizza praticamente con un pregiudicato, un ex poliziotto, come dire, Un bis. organizza un piano atto a incastrare Antonio Vinci, no? Facendo ritrovare dei reperti riconducibili alle vittime del mostro di Firenze, Le giusto? famose forcine di una delle vittime. Esattamente. Forcine per capelli. Ecco, riconduce tutto a un casale che secondo lui dovrebbe essere perquisito e quindi cerca di contattare l'autorità, di mettersi in contatto con l'autorità, di far organizzare, lui la definisce una passeggiatina da parte, adesso La per farla molto villa Dario è Villa Bibbiani. esattamente. E la cosa viene sventata perché viene intercettato e quindi lui chiaramente parla di questo piano teso a incastrare Vinci per
Vabbè, i motivi non è che siano molto chiari, lì oltre era in, beh, all'abilità che poteva magari. in teoria era riconducibile all'alleanza tra lui e Preston, lo scrittore, Sì, con lo scrittore da. Sì, certo. e che quindi doveva nascere questa pista per poi. Sì, no, certo. Poi il discorso è questo, che in quest'ottica Spezzi sarebbe stato coinvolto in qualche modo nella vicenda del mostro, quindi avrebbe cercato di depistare, secondo alcune tesi investigative, le indagini, no, su Antonio Vinci. Quindi il discorso è un po' quello. Io Però parlavo vedi, di apparenza. ritorna sempre da dove è partito. Sì, ecco, ritorna da dove è partito, però si lascia dei pezzi dietro, si lascia Francesco Vinci e soprattutto si lascia il dottor B. Non li coinvolge più in questo trio di omicidi. Io è lì che non capisco molto l'approdo alla tesi Antonio Vinci. Di Spezzi come serial killer responsabile degli omicidi delle coppiette. Perché lui si lascia indietro gli altri due? Perché Vinci ormai si era capito che non poteva essere stato, va bene, ma sul dottor B Perché sarebbe interessante non vedere hanno trovato nulla. perché. Sì, però anche. Questo è vero, però lui già lo dice che non avevano trovato nulla nel suo libro e nell'articolo, però continua a sostenere per quel periodo che lui fosse il mostro di Firenze. E sembrava avere un'idea ben chiara. Comunque, questa è una riflessione che magari può ispirare a qualche ragionamento che ci aiuti a capire un po' che cosa E poteva capire sapere. come mai ha abbandonato. Esattamente. Esattamente. Cioè, è veramente Dario, quella de la testimonianza di Bagnoli è veramente a cui io non ho, neanche io l'ho mai vista. Poi Infatti. a domanda risponde e risponde Sì, bene. molto, 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 molto accurato e meticoloso nel descrivere i giorni precedenti. Allora, vogliamo vedere qualche domanda, magari? Cosa dici? Qualcuna l'ho messa da parte. Sì. Allora, Sere, a Spezzi l'unica cosa che interessava era scrivere cose che facessero parlare. Sicuramente questo sia un elemento. Io però sospetto che lui qualcosa di più lo sapesse. Ragazzi, stava per mandare all'ergastolo una persona. No, Cioè. ma Dario, ma dove le avrebbe prese le forcine? Bravo, dove avrebbe preso poi le forcine, no? Riconducibili. In una intervista a casa della famiglia delle vittime? Chi lo sa? Chi lo sa? Speriamo. Speriamo, bravo, dici bene. Sere, comunque questo è l'interesse di. Se davvero quelle forcine, comunque quei reperti che lui avrebbe voluto piazzare per farla incastrare Antonio Vinci erano della vittima, la domanda si fa molto seria, eh? Cioè, dove le avrebbe prese? Comunque quello che dice Serie è all'interesse di ogni giornalista, non è Sì, solo di non Spezzi. in particolare di Spezzi, voglio dire. Poi c'è Dave che accosta il dottor B alla sit del 9 a Bagnoli, Sì, bravo. Ciao quindi Dave, bravo. Il dottor sa B fu perquisito il che pomeriggio di lunedì 9 settembre 85 come Pacciani e altri. È vero? Spezzi era un grande giornalista, a me in parecchi articoli piace. Una cosa non esclude l'altra, la poliedricità delle persone, soprattutto quelle intelligenti. Appunto, può nascondere diversi lati, no? Che Dario, possono lui è essere. arrivato all'ipotesi che il mostro spostava la macchina ai Mainardi 40 anni, 30 anni prima di tutti.
Sì. Anche questa è una cosa che mette un po' paura. Sì, ne abbiamo viste tante su Spezia, ne vedremo anche altre. Allora, Gianna Masoni, tutta la calma che dimostra il dottor B non è normale in un ambito come quello di un interrogatorio. Ecco, mi sento di aggiungere che se non è normale per un interrogatorio che ti capita per un delitto, figurati per tutti i delitti dall'81 in poi. Cioè, gli inquirenti da questo dottor B si presentavano ad ogni delitto e lui tutte le volte, a dire di Spezi, si dimostrava molto 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 calmo e anzi cercava di dare un contributo personale alle indagini. Beh, in teoria il dottor B allora sarebbe stato il primo che nel delitto dell'81 gli ha passato, diciamo, l'idea che il mostro non fosse uno solo agli inquirenti. Sì, è È un precursore, un precursore anche in questo campo qua. dottor B. Allora, Cristian Ura è uno psicologo. Ciao Cristian, buonasera a tutti. Io sono uno psicologo e condivido con i colleghi di allora quando parlano dell'infanzia traumatica del mostro. Condivido anche sul fatto dell'omicidio fatto per scagionare Spalletti. Ok, questo è un parere che noi apprezziamo, parere professionale, quindi. Ma quindi il mostro sarebbe unico, perché poi E suppongo che Christian intenda solitamente questo. gli psicologi sono per serial killer unico, perché ovviamente deve essere una persona malata e non tanto. Però Sì, e poi perché, almeno, correggimi Christian se perché sbaglio. scagionare Spalletti? No, esatto, adesso infatti volevo chiederle proprio quello. Nel caso pensi a un serial killer unico, omicidio fatto per scagionare Spalletti, come mai? Se è un serial killer unico. E perché Spalletti nasconde la famiglia se è una persona sola che non ha mai ucciso in teoria in casa le famiglie? Uccide solo coppie. Certo. Tutta quella paura per una persona sola. Allora, No, ma poi mi Germania. sento di dire una cosa, che anche questo fatto che si ritenga molto improbabile che si possano condividere certo tipo di passioni macabre, no? Come quelle dei serial killer, cioè dovrebbe essere una cosa troppo intima. Ci sono delle situazioni dettate anche dal cameratismo di menti poco stabili, l'abbiamo visto anche con le foto dei soldati in Vietnam con le teste in mano, anche in Iraq, del proprio nemico, no? Dove in gruppo vengono fatte delle azioni al contrario di quanto si suppone nella classica teoria che vede essere il killer unico, si fanno delle azioni che da soli invece non si farebbero. Proprio perché traumatizzati naturalmente, bla 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 bla, in una situazione in cui ci si sente in qualche modo legittimati. Bravissimo, Diciamo la forza del branco. bravissimo. La forza del branco. Allora, Gianmarco sbaglia in pasticche di Nozze, era una bustina di Nozze Dam, tra l'altro scaduta da 2 anni. Ma Dario, mi dicevi che anche se era scaduta era in teoria utilizzabile. Guarda, da quel che so io, ripeto, non sono un medico, da quanto so, i medicinali quando scadono non è che ti fanno male, iniziano gradualmente a diminuire la loro efficacia. Quindi ci sono alcuni farmaci che probabilmente hanno ancora un po' di principio attivo dopo tutto quel tempo. Ci Io vedo, mancherebbe. sai, No, giusto per dirla tutta, poi un farmaco scaduto da 2 anni in un campo, voglio dire, può averlo perso chiunque, dal mio avviso. io vedo i secchi per i medicinali scaduti, hanno solitamente il lucchetto, altrimenti chi ha dipendenza li va a prendere. Cioè, quindi Sì. Si ci sono persone che li prendono. degrada il principio attivo, ma lentamente nel tempo. Joachim Kodak, qualcuno può spiegare razionalmente, senza intrigo misteri, le forcine riguardo alle scatole nell'armadio dell'intercettazione tra Spezia e non mi ricordo chi a proposito della famosa villa?
Allora, dovrei prenderla, non ce l'ho sotto mano. Comunque, riassumendo, spezzi. L'abbiamo detto prima. Sì, parla col suo contatto. Cos'era il poliziotto, se non ricordo L'ex male. poliziotto serviva da contatto per avvisare la questura. Esattamente. Allora, dice Cristian, Spalletti era un guardone e si vergognava. Ok, e perché l'SI ha ottenuto purtroppo, lui ha unito purtroppo, no, ha ottenuto, dice lui, purtroppo l'utile e il dilettevole. Eh beh, soggetto ignoto, quindi è killer. È killer per allora. Perché, ma era utile per il killer perché di Ok, liberare era utile Sergio? scagionarlo, sì. Lì che non capisco. Anzi, gli sarebbe stato utile farlo tenere in galera il più possibile, no? Daniela, il dottor Di Vinci aveva avuto l'ambulatorio dove successivamente andò ad abitare Miranda Bugli a Montelupo. Quindi il dottore Di Vinci, quindi intendi il dottor Bagnoli. Montelupo. Allora, doctor ti chiede del padre di Spezi. Sul padre di Spezi bisogna vedere di chi si parla, se il padre L'abbiamo già fatta una puntata o sempre, mi sembra di sì. Quindi no, l'abbiamo sì, l'abbiamo letta la genealogia, diciamo il discorso di sarebbe, Guido secondo Spezi stesso, sarebbe Guidobaldo Stampa. sì, secondo la sorella di Spezi che testimonia che Spezi si è recato da lei dicendo che era il figlio di Guidobaldo Stampa. La sorellastra in quanto stesso padre ma diversa madre. Bravissimo. E poi esiste invece Sanzio Spezi, che è la persona che gli ha fatto da padre e gli ha dato il cognome, insomma. E poi esiste la leggenda del Ferrara. E poi esiste la leggenda, sì, del musicista Ferrara, che è il musicista di cui Chiarappa avrebbe ordinato il necrologio. È morto nell'85 giorni del delitto. Sì, esattamente. Allora, Comunque, Flerite. sia Sanzio Spezi che Guidobaldo Stampa erano nell'ambiente diplomatico. Allora, Sanzio Spezzi era collaboratore di Mussolini. Sanzio Spezi, no, andiamo poi a ricontrollare bene, non voglio dire una cavolata, lui fu insignito anche di una medaglia per aver salvato delle persone, Sanzio Spezi. No, l'ho detta io una bugia, non collaboratore, ma forse a stretto contatto, forse organizzava gli incontri tra gli ambasciatori in quegli anni e Bravo. erano gli anni Mussolini. Ramiz dice: Fleury interrogò il dottor B dopo il delitto di Baccaiano, che era il medico di Francesco Vinci, perché voleva sapere se gli avesse mai prescritto il Norsetam a Francesco Vinci. Ecco, d'accordo, ma quando dici il dottor B che fu interrogato da Fleury dopo Baccaiano, lo dici perché hai letto un verbale relativo a questo dottor B dopo Baccaiano e quindi puoi confermare o meno che il dottor B sia Bagnoli o è una notizia che hai letto? Rabbit. Io non l'ho trovata questa notizia. No, a parte Spezzi che dice queste cose qua, no? Vorrei sapere se esiste una conferma, visto che Rabbit riafferma il concetto. Lui era accusato da Mignini del delitto Narducci. Sì, No, non solo lui. non solo lui. Verissimo.
Paradossale come spezia perché ha dato nome mostro di Firenze, ma poi pensava fosse un sardo. Dario, con i Comunque, commenti. non ho capito che convenienza avesse a salvare Spalletti, un serial killer unico. Doctor precisa, si esercitava a Montelupo, aveva la residenza comune a Montelupo, ora non è più così. La ASL, cioè, l'azienda sanitaria competente Sì. di Vinci e Spalletti era a Montelupo, presumo, lì abitavano. Quindi. E invece l'azienda sanitaria del Bianconi dovrebbe essere Scandicci o il posto di Vinci. Quindi la rotella ci porta più a pensare che fosse Bagnoli. Sì, poi ripeto, apertissimi a nuove rivelazioni in merito, eh. Sì, poi Francis sicuramente. Allora, Cristina. Bagnoli Enzo esisteva nell'elenco 82 di Montelupo, ma non esiste nessun dottore a Scandicci, Firenze, Montelupo, nome dottor Luciano Bianconi. Un saluto. Ciao Cristina, ecco, grazie che hai già fatto questo controllo. Come, ecco, vedi. E allora lì, adesso aspettando poi il riscontro di Francis, No, verrebbe. Francis, io l'ho sentito, Dario, lui è in possesso di informazioni, lui. No, è interessante poi sapere come si conciliano con l'assenza sugli elenchi di quegli anni di Luciano Bianconi. Mi spiego. Certo, un Perché dottore doveva avere il suo studio. O... sarà raggiungibile telefonicamente. O caso allo studio, a mio parere, doveva essere segnato sugli elenchi. Come è stato per tutti i dottori che abbiamo cercato? No? Come è Tutti. stato per tutti i dottori che abbiamo cercato, esattamente. Fino al farmacista Vigna, andando proprio indietro nel tempo di un bel po'. Allora, Christian entra nella psicopatia. Ok, perché secondo me in certi tipi di psicopatia non è ammissibile che arresta un essere inferiore. Lo ha scagionato non perché volesse, ma coincideva con l'omicidio. Se no lo uccideva o arrestava lui. Non lo so, Christian. Mi sembra un po' tirata, dico la verità. Con tutto il rispetto per il tuo parere professionale, che sicuramente ha i suoi Allora, fondamenti, però mi Dario, sembra un prima. Il mostro comunque dall'81 in poi ne fa uno all'anno. L'81 ne fa due, il secondo lo fa per scagionare Spalletti, perché andare di corsa se sai che l'82 ne farà un altro? esatto, ma ci sta che il secondo dell'81 sia stato fatto per scagionare Spalletti, ma non perché il mostro è unico e lo vuol far scagionare perché vuol far vedere che è lui, ma perché Spalletti ha visto qualcosa, ha visto qualcuno soprattutto. Ma poi Dario, esporsi e rischiare chiamando Spalletti, chiamando Fabbri. Oh. Fabbri è stato avvertito che Certo. avrebbe fatto la stessa fine Spalletti. Spalletti è stato chiamato, non so chi. Sì, Spalletti è stato chiamato, il telefono era sotto controllo, infatti. Sono dei rischi che mostro difficilmente, nonostante chiamare allegranti, altre certo. Cioè, chiamate. ragazzi, anche fosse un serial killer unico, parliamo di uno o più persone, nel caso fossero di più, che non sono mai stati presi dal mio punto di vista. E comunque, anche per chi parla del fatto che Pacciani e compagni fossero responsabili, ricordo che per gli omicidi del 74 e i due dell'81 non ci sono colpevoli per la giustizia. Quindi, a mio parere, non sono mai stati presi. Io penso, Dario, che chi parla di serial killer unico non può scindere il 68, dovrebbe Certo. partire da lì. Certo. E spiegare esattamente come chi ha potuto muoversi da solo in Allora, mezzo. lì o è un sardo,
la pistola è stata passata, ma poi si dovrebbe spiegare come mai i sardi sono stati zitti, non hanno ricattato il probabile mostro e così via, non hanno parlato in prigione quando una era una... E come mai uno da solo dell'ambiente dei sardi si muove da solo tra procure, polizia, carabinieri, ROS, Interpol, SISMI e SISDE? Cioè, non so, non so perché Dario, ma solitamente il serial killer unico è la pista più commerciale, ovvero io se voglio vendere un libro vado tranquillo sul serial killer unico perché è quello che tira. Sì, certo. Però io non ho incontrato mai uno psicologo, Charles Manson, di gruppi di pazzi ne trovi tantissimi. Certo. Bestie di Satana, quanti gruppi di killer ci sono? Tantissimi. Ma certo, è pieno. Però tutti gli psicologi, tutti parlano di serial killer unico, tutti. Francesco Bruno. Sì, vabbè. Lui anche parlava di un dottore, un psichiatra. Lui parlava di uno psichiatra, esattamente, che aveva retto come direttore, se non ricordo male, il manicomio di Montelupo. Poi parla anche di un personaggio legato al Mugello, perché poi cambia un po' pista, legato al Mugello e che correva, no, nell'autodromo del Mugello, in una scuderia denominata, ti ricordi tu, Santa Cristina? No, come si chiamava la sì, scuderia? Mi sembra nome del genere. Quindi anche lì le tesi di queste persone sono sempre state molto mutevoli. Quelle che ho detto sono curiosità matematiche, quindi su statistica matematica possiamo affermare tranquillamente che il 90% degli psicologi che studiano il mostro di Firenze pensano al serial killer unico, come più del 50% delle donne pensa al serial killer unico. Non mi chiedere perché, non lo so, ma è così. Probabilmente. Così mi tolgo anche dalla... Ma è una teoria affascinante, per carità, però... Sarebbe la più affascinante, naturalmente, perché si tratterebbe di un'unica persona che ha messo in scacco tutti. Però è plausibile questo? Secondo me è plausibile, lo ripeto all'infinito, solo nel caso in cui uno sia talmente in una posizione di leadership da poter gestire comunque un gruppo di persone che lo proteggono su tutti i fronti. Allora, in quel caso lì, ma è sempre, si tratta sempre in fondo di una cosa di gruppo, anche in quel caso lì. Possiamo anche dire che il profiling non è mai servito a No. prendere un serial killer, è solo un cicatino. Cattivo, esattamente. Ma perché si era fissato proprio che lo doveva prendere. Allora, se guardiamo Manson, si parla di Stato e È un utile. po'... Sì, Manson, tra l'altro, almeno per quanto riguarda i massacri di Silo Drive, non ha mai partecipato materialmente, però è stato considerato colpevole di aver indotto la famosa family che lui gestiva, quindi il suo gruppo, di fare questi omicidi. Questa è un po' l'accusa che è stata fatta. Amenza. Santa Teresa, grazie, non ho Giampi, bravissimo, scusa, meno male che ogni tanto... Manuele Marini, nel caso di un gruppo o una setta, perché non c'è una rivendicazione, una sigla, un movente esplicitato? Dire che non c'è un'esplicitazione, noi non lo sappiamo, e poi verso chi l'esplicitazione? Nel senso No, che abbiamo... No, nel senso che abbiamo dei messaggi che probabilmente erano trasversali agli inquirenti, lo vediamo col fatto della Della Monica che è centrale fin dall'inizio, che partecipa alle indagini nella maggior parte dei casi perché si trova di turno come magistrato nelle sale dei delitti,
la macchina della Giulia targata Napoli del 74, i collegamenti con Matassino e la Camorra che abbiamo visto. Ci sono diversi elementi che portano verso una direzione e che potrebbero far pensare a messaggi trasversali che magari al grande pubblico non erano destinati, ma erano destinati agli interni, no? Di chi si occupava di questa questione qua. Quindi il movente esplicitato, anche qua, nel caso si tratti di una setta o di un gruppo, la setta non lo esplicita il movente, a mio avviso, fa i suoi sacrifici e diciamo, gli obiettivi di questi sacrifici sono noti solo alla setta e anche le modalità, almeno di norma. E quello di un gruppo organizzato, lì è saperlo, nel senso, il gruppo organizzato, anche lì non è detto, a meno che non ci sia una questione politica, dietro, e anche lì non è detto, che lo si rivendichi, ma come strategia della tensione prevede, può essere utilizzato per terrorizzare un determinato ambito sociale, senza farlo passare per un'azione È la militare. differenza tra strategia della tensione e terrorismo esplicito, diciamo, la rivendicazione. Certo. E stasera abbiamo fatto il nome Spampinato, un altro che è stato per la strage di Bologna, quindi siamo in piena strategia. Sì, esattamente, un altro collegamento con la strage di Bologna, e non è il primo che vediamo. Spampinato che in teoria dovrebbe aver avuto un ruolo anche peritale per quanto riguarda i Sì, ce l'abbiamo bossoli e i già. proiettili. È uno che poi è stato indagato per la strage di Bologna. Non c'è solo Matassino. Mannucci Benincasa, io ogni volta che ci penso, penso al cittadino amico o l'anonimo fiorentino, perché lui Maestro, era solito, era un maestro maestro della lettera anonima. Il maestro delle lettere anonime, è un mito in quel campo. Lì, lascialo stare. Allora, omicidio su commissione per riti esoterici. Allora, la psicosi collettiva esiste come? Alla faccia degli psicologi che tendono a trasferire nella realtà meccanismi nozionistici imparati sui libri. Sì, no, ma c'è da dire una cosa. Anche in psicologia tu parli con 10 psicologi e ti danno una versione dei fatti basata magari su una scuola di pensiero, parli con altri 10 psicologi, te ne danno tutta un'altra. Dipende sempre a chi senti. No, puoi avere opinioni diverse da una stessa classe di professionisti, dipende che opinione cerchi, insomma. Ecco, la pulsione di un soggetto che si abbandona a pulsioni, solitamente non dovrebbe essere lucido a tal punto e non lasciare impronte o tracce, non lo so, io poi non sono un esperto, però no, Dario, chi è Allora, impulsivo? io quello che posso aver studiato riguardo ai serial killer, c'è poi una progressione, no? Ovvero, il serial killer si fa sempre più audace e più bisognoso di colpire sempre di più. E questo cosa fa? Porta a far sì che il serial killer si faccia scoprire a un certo punto. Come BTK. Sì, si faccia scoprire non per forza perché ha un bisogno di farsi scoprire. No, sì, ha il bisogno di far sapere a un certo punto che sia lui, quello sì, però è proprio un bisogno, da quanto leggevo, che lo porta proprio a dover uccidere, a dover mietere più vittime, insomma, quindi una frenesia che lo porta a essere più incauto, no?
con un senso di onnipotenza come quello che diciamo sempre. Però, nella vicenda del mostro di Firenze questo non avviene. Non avviene, perché secondo la giustizia si tratta di un gruppo per alcuni delitti. Quindi nel caso il mostro di Firenze sia un serial killer unico, non è mai stato preso. E avrebbe dovuto passare indenne sotto le forche caudine di tutte queste forze dell'ordine che abbiamo citato, chissà quante altre. Quindi, secondo gli studi che ho potuto leggere, il serial killer si fa sempre più incauto, quindi è sempre più facile che lo prendano, e le forze dell'ordine si fa sempre più, come dire, pronte a poterlo catturare, no? Insomma. Questo non è avvenuto nell'ottica di un serial killer unico. Allora, qui c'è il dubbio chi fosse ospite alla Villa Rufo, non ospite di Chiarappa. E Sì, alla Villa di Rufo. tutto nasce che Chiarappa De Faveri parlarono nell'immediatezza con Cecere, che era il marito della Monica, e siccome hanno testimoniato pochi giorni dopo, in questi pochi giorni hanno parlato prima con Cecere, che era un amico di famiglia, No, e no, 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 quindi. momento, ricordiamola bene, loro non hanno testimoniato nell'imminenza dei fatti pochi giorni dopo, loro sono stati sentiti nel 95, perché? Ovvero parlano nell'imminenza dei fatti a Rufo, non vengono sentiti, o almeno non c'è risultanza di un verbale, viene sentito però Rufo, poi Rufo muore e nel 95 c'è necessità di andare a richiedere a Rufo lumi riguardo alla precedente testimonianza che aveva dato. Lui è morto e quindi sentono Chiarappa e De Faveri, i quali raccontano poi la vicenda che conosciamo. Quindi ricordi assolutamente che Chiarappa non fecero testimonianza subito. Non c'è un verbale. Adesso devo E controllare se l'ho qui visto io nella. leggo, furono ascoltati come testimoni in quanto il giorno 8 settembre, Venne sentito Rufo, non loro, da cosa ricordo, ragazzi. sì. Sì, è un processo pieno di persone che arrivano negli anni 90. Intorno al 95, questo gruppo di testimonianze, tutte molto curiose, sono di quel periodo lì, insomma. Beh, strano che loro sono andati da Cecere, hanno parlato, hanno discusso sul colore dell'auto che era ferma lì e Cecere non gli ha consigliato di andare a fare testimonianza subito. Ripeto, non ricordo se loro dicono andiamo a controllare, poi per essere poi più precisi, la prossima volta lo ricordiamo, se loro hanno detto di essere stati sentiti, ma sicuramente non c'è un verbale. Da cosa poi si evince, adesso non voglio dire una stronzata, ma Quindi Giodolivia presume che la pulsione non esclude una pianificazione. Non è un impulso di quelli così forti, però. Non lo so. Ecco, il serial killer può desiderare di essere preso, esempio, Mostre Foligno. Caso analogo a Mostre Firenze per quanto riguarda le lettere, no? La lettera lasciata in cabina. Ma perché se non vuoi essere, se tu vuoi essere preso, perché scrivi una lettera con il normografo? Mistero. Cioè, scrivo di mio pugno. Faccio una chiamata con la mia voce, non alla Bini col distorsore vocale, no? Questi sono. No, Dario, sbaglio. no, non sbagli, Alessandro. Però vedi, anche in quel caso le lettere. Stavo cercando solo. Perché
Vedi, qui Anton presume che Chiarappa mentirono. Ecco, le testimonianze che arrivano tutte negli anni 90 sono tutte un po' ambigue. Molto ambigue. Sì, vedi, non c'è riferimento a un verbale precedente al verbale dell'11 ottobre 95. Comunque l'abbiamo fatto in puntata, quindi se oggi sbagliamo, sicuramente se guardiamo le puntate precedenti, lì non abbiamo sbagliato. Dario, questa sera abbiamo finito, anche con le domande. Dottor B, rimane un dubbio Bagnoli Bianconi, anche se sappiamo tutto di Bagnoli e nulla è Bianconi. Esattamente, speriamo adesso di avere più notizie da Francis a riguardo e di poter far più luce sull'argomento. Insomma, i dati riguardo al dottor B che noi conoscevamo sono quelli di cui vi abbiamo reso edotti questa sera. Insomma, vedete voi che cosa pensare. Quindi io direi ci vediamo la prossima puntata, direi domenica, e vi auguro una buonanotte a tutti, anche a te Alessandro, alla prossima. Buonanotte a tutti, buonanotte Dario. Grazie.